Ok. Ta-da! Ah, poi la live l'ho avviata. Sti cazzi! Bene, ok. Welcome. A questa fa. Tanto non arriva nessuno subito, cheat. Ma poi sai YouTube. Va bene, iniziamo lo spammeggio, quello bello bello che piace a me. Io Thank sto aprendo, non so, it. la tua idea l'app su Firefox. Ragazzi! La cosa bella è che ogni volta mi mette Cristian Portoghese e Crisap. Perché? Ormai lo sa già. Sì, proprio automatico. Ora che non c'ho più niente salvato, ma porca di quella. Mo andiamo su PES New Era. La cosa bella è che vai su Google e scrivi Twitch e sotto ti esce: vuoi vedere la live di Ninja su Twitch? No! 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 Non la voglio vedere! Sto ninja. Fai il tifo per essere il numero uno, aspetta che arrivo, cazzo. Facciamo il tifo, facciamo. Dov'è? Perfetto. Dovrei aver finito almeno qui. Nuovo collaboratore di talento. Pose. Le cose. Gruppi. Qua ci siamo, qua ci siamo, qua ci Vabbè, la siamo. domanda è perché mi si è bloccato? Mi si è bloccato Twitch su Firefox? Perché? Perché? Ah, no, sta andando, ti metto in pausa. E poi voglio. Guarda, oggi voglio fare questa faccia, voglio fare. Che faccio? Aspetta che la faccio. Quella disperata? No, quella è eufoica. Tipo, oh mio Dio, c'è la nazionale, c'è la nazionale. Dov'è? Dov'è? Guarda il tizio che si gira a destra e a manca. Guarda, dov'è la nazionale? Dov'è? Io preferisco sempre il tuo gemello, dov'è? Eccolo. Questo Ma adesso non puoi più. qua. Guarda che c'è. Adesso devi cercarne una con la cuffietta. Per forza. Secondo Hai finito di mangiare, Cristian? Ci me si sta per addormentare, io te lo dico. sarà La butto lì. bioccato, Esatto. sì. Va bene, bella. Ciao, Mare Cristo. Siamo bene. Minchia, uno sbadiglio di quelli. Ciao Ciao, Jenny. Jenny, ciao Tipolosco, ciao Maurito, vabbè, Conosco Mauro. che tutti i top Dall'altro. player italiani stanno arrivando, moriva pure Ettore, siamo a posto. Ettore, che stasera non l'ho visto. Sposta la freccia, guarda che ci fanno i complimenti. Bravi Abbo per l'altra sera. Grazie, ma non potevamo niente contro il New Era, io lo so. Che devi fare? Abbiamo beccato Jenny con Remo e un altro ragazzo in coop. Eravamo io e Christian. È stata la partita più divertente e più combattuta della serata. A parte che si trova, cioè poi lo sai, Jenny, si trovano delle persone orribili in coop, gente che sfleccia, gente che ti insulta a fine Perché partita, devo dire? gente che al 60esimo inizia a fare melina, cose del genere. Invece con voi è stata la partita più divertente del giorno. Abbiamo perso 3-2, Marco, perché abbiamo perso 3-2, però è stata bella, è stata bella. Passiamo la linea alla redazione Rai. Non Attenzione, posso oggi. spostare la webcam. Spostati tu. Oggi Mi ha sfasciato la commento sedia. speciale. Buonasera. C'è Daisy in console. Ciao, Daisy. Ciao, che cos'era? Mia nonna senza voce. No, lei parla così. Cioè, Ah, ok, zitti. non si rende conto, lei parla così proprio. Ma davvero? Però, a
Ah, quando è in gruppo e deve dire la sua, grida. Quando non mi sentono. Ma Quando grida, non mi grida. E sentono. tende pure ad accavallare la voce. Nel senso, qualcuno dice qualcosa. Ah, perché da babbo? Non è vero, non è vero. Non è vero. Quello dice sono in diretta dalla tazza. Dove sei? Su Wonderland? Sul trono di cacca. Disneyland. Cosa? What the fuck? Tra l'altro, così, secondo te, Marco, come andrà oggi? Poi Che gioco? rifammi la stessa domanda. Chiediamolo a Daisy, ok? Ok, Desi, oggi siamo qui per commentare la nostra Italia? nazionale, quindi Fallo, l'Italia vedi, contro. fallo finire di parlare, poi parli tu. Ok, vai. Contro l'Inghilterra. Squadra forte, squadra importante. Secondo te, come andranno le due partite? Io tifo per l'Italia. E questo, insomma, È è abbastanza normale. palese come cosa. Sarebbe un po' strano. Cosa? Tifare per la squadra avversaria. Ok. Cioè, ma finisci la frase così, eh? Non lo so, non parlo, perché Marco dice che sono un gufo. E non ha tutti i torti. Pensa anche che sono io a commentare la partita. Questa è persa, ragazzi. Questa è persa. Fammi Tu che vedere sei se gufo anche vedo tu? un botto. Non gioca Jenny stasera, Non non l'hai visto gioca. il video? Se l'è scampata, se l'è Sì, scampata. che l'hai visto il Sì, video, l'ho quello che ha fatto visto, su Hub. sì. Sì, che l'hai visto. Informazione gratuita del servizio Asciugati Bene. Guarda quello. Oddio. E quindi pronostico? Pronostico di un risultato della prima partita. Secondo te come va a finire? Italia-Inghilterra, prima partita, come 2-1. finisce? Per? Italia-Inghilterra 2-1. Ok, e seconda partita? Ah, sono due le partite. Sì, è andata di ritorno. Inghilterra-Italia la seconda. Sì. Presumibilmente. Non lo so. Non lo sa. Tanto leggo tipo l'osco. Marco, fatti dare una bella postazione ad Etna Comics e portaci un bel torneo di PES, che qui in Sicilia non si vedono più tornei. Ci vediamo a Retina Comics. Angelo, sinceramente, ci avevo pensato, ma non da ora, dalla prima volta che sono andato all'Etna Comics, perché la prima volta che siamo andati all'Etna Comics con Daisy abbiamo visto che c'erano delle piccole postazioni per provare, era quando? 2 anni fa? 2016, sì. 3 anni fa. C'erano delle postazioni in cui c'era anche un ragazzino, addirittura si vede, ci ho fatto un Era video il su questa primo, sì, cosa. nel Sì. settimo anno. E 2016, mi era no? balenata questa idea qua, sinceramente. Il problema è prendere i contatti con quel di Etna Comics e organizzare il tutto. Ci vogliono i piccioli, perché organizzerei in privato sostanzialmente. Dovrei prendere Uno stand e uno tutto. stand e fare il tutto. Poi ci vogliono le postazioni. Non è così Nella sa facile. nella saletta lì, l'altra, dove ci sono tutti i gruppi. Solitamente i tornei vengono fatti sopra. Hanno Sì, ma l'anno successivo c'erano tutti fatto quei. un gazebo Sì, lungo, sì. che era l'uscita, quando Quando siamo andati secondo me il là. primo Non anno. l'anno scorso, ma 2 anni fa. Nel 2017, quando eravamo con Endal. Sì, con Christian. La prima volta ci siamo visti con Christian. E sua sorella. Diverso è se ci invitano loro, allora sono io a richiedere. È tutto qua il discorso. Come si fa a farci Qualcuno contattare? questa cosa non la sa ancora. Se Mm. sono loro a chiedere a te di andare all'Etna Comics, tu non devi pagare niente e puoi chiedere quello che vuoi che ti mettano. Tipo, voglio 10 postazioni per fare un torneo. E loro te le mettono. Se sei tu ad andare da loro e dire salve, io ho un canale YouTube, ho tot di gente che verrebbe a trovarmi se facessi un evento del genere, vorrei 10 postazioni per fare un torneo. Ti dicono, costa Ok, tot. top. Perché il discorso è questo qua sostanzialmente. Loro hanno tutti i contatti. Intanto rispondo velocemente a Mauro. No, me lo fa Vince. Tutte e due le partite già ci siamo messi d'accordo. Loro hanno tutti i contatti, anche con i negozi, con produttori, con tutti. Quindi se io devo chiedere delle postazioni, un mio posto dove fare un torneo, magari che non so, con 4 postazioni già sarebbe fattibile, perché riesci a fare 2 partite contemporaneamente, sono 4 persone, quindi ce la fai a farlo in mezza giornata un torneo.
Loro vende contatti, che ne so, hanno un negozio che vuole sponsorizzare i propri prodotti high tech che potrebbero essere PC o PlayStation, eccetera. Hanno il loro bello stand, mettono quattro postazioni lì, easy, facile facile, con i loro loghi, il tutto. Io porto i miei loghi, porto i miei ragazzi, organizzo il torneo, è tutto ufficiale all'interno di Etnacomics ed è tutto molto più semplice per tutti. Attenzione! Bella per 2 mesi Vincenzo Balzano, grazie Vincenzo. E come si fa, stavo dicendo, a trovare contatti per farci entrare? No, io non li contatterò mai. No, sì, l'ho capito che tu non li contatti, ma qualcuno che possa contattare noi. Cioè, come si può? Bisogna avere una sola cosa in Italia per essere contattati, i numeri. Basta. Appunto. È tutta una questione di numeri sostanzialmente. Basta vedere cosa hanno fatto con PES 17, PES 18, mandano, non lo so, allo stadio del Barcellona gente che di PES non gliene frega una mazza. E gli Esatto, danno il gioco gratis, tutti i gadget, li fanno incontrare i campioni, li fanno incontrare i giocatori. E loro ci fanno il video che magari fa le loro 150.000 views, sono contenti. esatto. Schifo. Però si sta muovendo qualcosa in Italia. Il problema è che si muove in privato. Sono sempre dei privati ad organizzare. Tipo ora, ultimamente ho visto su PES New Era, in collaborazione, non mi ricordo con chi, avevano fatto il primo test dove ti ricordi, avevi detto che aveva vinto Joke, se non mi sbaglio, può essere. Joke aveva accompagnato due ragazzi allo stadio. Quello è uno. No, quello della tappa di Torino. Teclis 88 Teclis, aveva bravo, vinto Teclis, la aveva PlayStation vinto. 4 Pro. E ora hanno fatto altre tappe in Italia. Solo che arrivano fino a Napoli. E Bella. poi ci sarà una finale a Rimini, quindi quelle sono le uniche tappe. Se non mi sbaglio ho visto Roma, Napoli, Milano, e forse la finale a Rimini, credo. Dovrebbero essere queste le quattro tappe. E siamo pure tanti qui in Sicilia, ma nulla, tutto su FIFA. Oh, ma ci si organizza, ci si arriva tutti insieme, tutti un giorno. Allora, organizzare, lei la fa facile. Un conto è organizzare qua sul gruppo di PES Italian Bar, è una cosa, ma organizzare direttamente il logo, scegliere il posto, eccetera, ci vogliono le autorizzazioni, cioè. Esatto, ti No, arresto. nel senso, intanto di arrivarci chi è nel Devi essere gruppo. un'associazione, non è facile. No, no, nel senso comunque come... Vabbè, la lasciamo stare. Di, spara l'idea. No, vabbè. Secondo me Desi intendeva, cioè ci si può organizzare e ritrovarci tutti all'Etna Comics e sarebbe una cosa bella. Il problema Quello è che sarebbe non un mo' di sai... raduno. Esatto, non sai quanta gente ti arriva, perché se ti arrivano tipo 100-150 persone e magari tutti si vogliono fare una foto, vogliono scambiare due parole, tu intasi... Con 100-150 persone l'Etna Comics è un po' un casino, anche No, perché anche poi perché già dicono. l'Etna Comics si intasa da solo perché Esatto, è l'unico esatto. evento decente che abbiamo in Sicilia. Dico Esatto. che al pari del Comic Con e Cioè, altri, da un no, certo però. punto di vista sarebbe cosa buona fa, cioè andrebbe fatto apposta, perché così prendi notorietà, cioè Visibilità anche sì, da come fanno parte tutti. Allora, delle. Esatto. io sulla saga che leggo io, all'inizio non c'era nulla. Nel primo Etna Comics in cui sono stata nel 2016 c'era solamente un cosplay. Nel secondo raduno era pieno. Ora io sto vedendo che non qui in Sicilia, non lo so all'Etna Comics come andrà, però a Lucca Comics, a Romics. Questo gruppo di questa saga, cioè, arrivano tipo a trovarsi 100 persone, Fanno dei tutti raduni si sono creati sostanzialmente. dei raduni e quindi anche la saga comunque e tutto il giro che c'è intorno a quei libri si è allargato tantissimo nel giro di un Sì, anno e perché mezzo in si Italia. viene a creare curiosità comunque sia. Quindi creando, non so, un raduno comunque su sta cosa, mettendosi un po' comunque in Certo, sarebbe mostra. da fare perché comunque se tu crei un ingorgo all'Etna Comics, la gente si chiede chi sei, cosa fai, perché la gente viene a cercarti, eccetera, Allora, è eccetera. un'idea, Ed è cioè, tra visibilità. Per l'altro, PES l'anno Italian successivo. Bar è nato così.
Il gruppo di Pesce Italian Bar è nato così parlando nel live. Molti non la sanno sta cosa, sono in pochissimi a saperlo ovviamente, ma è nata in questo modo, parlando nel live è nata l'idea, cioè l'idea che, esattamente come ho detto prima sul discorso del torneo, avevo già in mente, però non sapevo come portarla avanti, come svilupparlo, come concepirla l'avevo concepita, però come crearla e portarla avanti, perché c'è anche il discorso dei regolamenti all'interno dei gruppi. Stessa identica cosa può valere, cioè magari quest'anno se riusciamo... possiamo creare un evento, ok? Creiamo un evento a mo' di flash mob, mettiamolo da questo punto di vista, all'interno di Etna Comics. Magari tutti con la stessa magliettina. Cioè, è un'idea che sto buttando lì così, giusto per far capire il senso. Cioè, arriviamo lì 150-200 persone, perché comunque sia della Sicilia che giocano a PES, ce ne stanno un botto. Molti iscritti anche nel canale. Molti anche iscritti nel canale, su PES Italian Bar. Decidere di vedersi tutti un giorno in un posto... Anche perché è fattibile. Come cosa, sì. L'unica come cosa, Marco, è associarsi ad un negozio che ti sponsorizza e che dici che te la vedresti, e te per l'organizzazione tutto, ovviamente il torneo non sarebbe gratis, però ti capisco perché ci avevo provato pure io qui da me, ma quando parlo di PES mi ridono in faccia, esatto, perché tendono tutti a FIFA, sì, a fare tornei di FIFA, perché c'è molta più affluenza, anche se tu fai il torneo a numero chiuso, perché a numero chiuso deve essere in ogni caso, oddio, io ci avrei qua un negozio che effettivamente potrebbe prendere l'idea seriamente, il problema è poi portare tutta l'attrezzatura fino cioè prendere contatti con i boss di Etna Comics, e non è una cosa da fare ora, ma è una cosa da fare almeno 6 mesi prima, e poi portare tutta l'attrezzatura magari con un furgone, postazione eccetera, lì farsi lo stand eccetera eccetera. È fattibile, cioè non è impossibile da fare come cosa, è tutta questione di organizzarsi, ma bisogna organizzarsi molto prima. Arrivati ad ora che manca un mese ormai, anzi sì, meno di un mese, circa pensare. 20 giorni per l'inizio delle prime giornate di Etna Comics, che sono 3 o 4, non mi ricordo ora qua, che sono 3. A cavallo di un fine settimana, 3, 4, se non sì. mi sbaglio, giusto? Seconda settimana, se non mi sbaglio. E l'unica cosa che ci rimane da fare, fattibile e giusta, sarebbe quella di magari di creare un raduno all'interno, cioè scegliamo un giorno, creiamo un raduno, un evento vero e proprio all'interno dell'Etna Comics, che nemmeno nessuno sa, lo sappiamo soltanto noi che giochiamo a PES, organizzato magari da sottoscritto o magari in collaborazione con altri di altri gruppi, perché tipo non mi ricordo ora qual è il gruppo che era nato con un nome siciliano, quindi la maggior parte lì erano tutti siciliani. Comunque molti si spostano per i vari gruppi quando ci sono queste cose così, questi eventi. Sì, ho visto che dalla Sicilia alcuni sono andati a Lucca Comics, quindi forse ce ne sono altri pessari che sono nel mondo e vogliono scendere, si vogliono organizzare per quel fine settimana. Sì, magari si fanno una passeggiata in Sicilia, si fanno una settimana e fanno come tappa a Catania, fanno anche l'Etna Comics. Si organizza, si... effettivamente è un'idea, ragazzi, è un'idea. Se piace, io posso provare a portarla avanti, anche perché io quest'anno conto di andarci. Si crea tipo un modello comunque per fare una stampa, come diceva, chi l'ha detto, l'ha fatto della maglietta tu, Abbo? L'ho detta io. L'hai detto tu. Ok, tipo uno stampo, sì. Vedete, mi ascolta proprio. Non è quello, sono un pochettino sotto anestesi. Come sì, sì, sì. È drogato. Sono drogato come... Sono sotto bamba, ho capito. Sì. Non sto tanto bene, quindi ho preso degli antidolorifici. E sono un po' rimbambita. Se ne vuoi qualcuno in più, te li do io. Toh, c'ho la scatola piena. No, guarda, stamattina non avevo niente in borsa, mi sono girata tutta la scuola e c'avevano solo aspirina. Che schifo. Che non fa nulla, non mi fa niente l'aspirina. Tra l'altro, Angelo, c'è le idee che ho io in testa, sono molto, molto più grandi. Qualcuna Abbo la sa, altre magari no, perché sono, tra virgolette, quasi impossibili da fare. Vai chiedere, io le so. No, tu non le sai. Tipo creare dei tornei a tappe in Sicilia, ma lì anzi forse una volta ne abbiamo parlato con Abbo, lì però c'è bisogno del supporto di finanziamento, comunque sia, o di tanti sponsor oppure, come è successo, di una banca.
Ci vogliono solo i soldi per poter organizzare le cose. Per solo tutto ci vogliono i soldi. Eh sì, raga. Qui pensano tutti che si fanno pochi iscritti, ma la verità non è questa, perché siamo diventati tanti da un paio di anni. Siamo diventati tantissimi. E la cosa che mi piace ancora di più è il fatto che sono molti i player siciliani bravi. Tipo tu, Spagnols, ho saputo che è siciliano. Peppe Spagnols. Peppe Spagnols. Sì. Abbo. Dica. Tu sei presente a Electro Michael Comics. È siciliano. Tra l'altro Spagnols, oh. Michael, lo so perché l'ho saputo da Michael. Spagnols e Michael Giallongo sono a 2 chilometri, uno a Lentini, l'altro a Lentini. Io ci sono stato a Lentini a lavorare. E si parla di una casa, io ci sono stato a Lentini. Salvo Gagliardo, bravo. Sto nel sono senso che non è che è così tanto lontano. Non lo vogliono sapere! No, così lontano da dove siamo. C'è l'ho già detto io, 2 chilometri. Girato e furia, siamo tutte qua. Gira, vuoto e furia. Cosa? È dialetto. Gira, vuota e furia. Aspetta un attimo. Quando dovrebbe essere l'Etna Comics? Continua Abbo che io intanto... Seconda settimana di giugno probabilmente. Prima sì, abbiamo controllato, sì, dovrebbe essere la seconda settimana. Probabilmente sono già partito per quel giorno. Dove parti? Ha trovato lavoro Abbo finalmente. Dove vai? Germany. Di nuovo? Sì. Giorni? Mm-hmm. Sì. Questa volta però con un contratto, quindi sai. Sì, molto, di quanto? Si vocifera di 6 mesi, però il 13 ho il colloquio, quindi mi fanno sapere tutto. Meglio quando si parte, mi hanno solo detto il tanto dei soldi, che devo lavorare una settimana di mattina e una settimana di sera per 6 mesi. Vabbè, si fa. Comunque, dovrebbe mancare poco comunque l'inizio della prima partita, quindi tra poco dovrebbe arrivarmi l'invito da parte di Vincent, sarà lui a farmi lo share di entrambe le partite. Bella per Abbo, vogliamo dire le formazioni, visto che ovviamente sì, per quanto riguarda l'Italia e non le altre nazionali, cambia di settimana in settimana perché ci sono le convocazioni. Ok, per la prima partita, la prima formazione che abbiamo a disposizione è Vincent in porta, con terzino sinistro, difensore centrale di sinistra, Carlitos, Pink come centrale, Ezio Fort difensore centrale di destra, e Sanpei dovrebbe essere Yuri, terzino di destra. Abbiamo Brian Plank come mediano, abbiamo York the Dog come CC e Teclas che dovrebbe essere il trequartista. Poi abbiamo Highlander come seconda punta sulla sinistra, Maurito come capitano e prima punta e Vincent come seconda punta di destra. La seconda informazione vede invece Vincent sempre in porta, Ezio Chiuforte che passerà a fare il difensore centrale di sinistra o il terzino sinistro, con Ken e Rudy come centrali di difesa, Tutankhamon come terzino destro, abbiamo Gargi Lupin come capitano e mediano, Wonderricky come CC, Jock come trequartista, Urma come seconda punta sulla sinistra o esterno sinistro alto, Maurito come prima punta e Vincent come seconda punta o esterno alto di destra. Allora, dei ragazzi sono qua in chat, mi dovete togliere una curiosità, perché mi è stato detto che sto Urma non è nemmeno italiano. Vi risulta sta cosa? Cioè gioca su PC o comunque sia come eSport, squadra clan, in un clan italiano. Però a quanto pare non è italiano. Probabilmente ha il doppio passaporto. Io ci ho fatto la battuta sopra, ovviamente, esattamente come hai fatto tu. Vorremmo farne però sta cosa ha fatto storcere il naso. Ne avevo fatto uno un po' più volevo farne uno un po' più pesante, ma sono stato zitto, sto migliorando, vedi? Comunque sto allerando per quando andrò nel paese dei crocchi. Cosa? Dal 6 al 9. L'ha scritto. Sì, un mesetto mancava. Che tra l'altro quest'anno hanno ritardato un po'. Perché il primo fine settimana viene a cavallo col 2 di giugno, quindi hanno dovuto spostarlo. Viene a cavallo. Cloppede. Mi è piaciuto. Comunque, la formazione, cioè,
che abbiamo noi, quella appena letta, dice che comunque chi gioca è tanta roba. Adesso vediamo se i giocatori di PES la pensano allo stesso modo, i giocatori che avremo disponibili saranno all'altezza, speriamo. Il problema rimane sempre la differenza della forza squadra. Oh, perché comunque vedo l'Inghilterra che è quinta in classifica, mentre noi siamo tredicesimi, quindi no? Sì, l'Inghilterra in questo momento c'ha 4 partite vinte, un pareggio e 3 sconfitte. Noi abbiamo ben 2 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte. Abbiamo preso troppi gol, sostanzialmente. Ma le 9 cosa sono? GD che cos'è? Come? GD che cosa sarebbe? Differenza reti. Ok. Goals cioè, è brutto perché se fossimo stati di qualsiasi altra nazionalità, sono sicuro che non eravamo così giù. C'è un'altra formazione lì, sostanzialmente. Esatto, esatto. Parti di Mauro. Te lo fa Mauro lo share play, così. Vabbè, in questo momento loro saranno su... su Discord, quindi se se la sentite va bene. Gianni mi sembra Gianni Angelo, scusami, mi sembra di capire tu quest'anno ci vai, mi fa sapere che giorno così magari vediamo di beccarci fine settimana, però mi raccomando dal 6 al 9 che viene giovedì, venerdì. Dovrebbe essere 9 e domenica, sì. Guarda, sarebbe perfetto. Dal giovedì alla domenica, ma sempre. Noi sempre di domenica ci siamo andati. Sì, mi sembra di sì. Due volte di domenica. Amore. Poi è abbastanza lontanuccio, no? Cosa? Allora, se rimani qua, ti faccio castare la partita. Mi fai? Castare la partita. Cioè? Commentare la partita. No, proprio poi io me ne vado. Ciao. Saluta. Ciao. Ciao, stiamo per iniziare. No, vorrei rivederla, Fabio. Ma volevo il commento tecnico oggi. Ho chiesto. Cioè, guarda come sembra che... Come alzo la manica, sembra che ho la manica sporca. Invece è una scritta del cazzo della pelle. Cross hatch, c'è scritto. Non so cosa voglia dire, potrebbe anche essere una bestemmia, non lo so. Speriamo. Forse... Io Marco, prima non me l'hai chiesto, ma te lo dico lo stesso. Secondo me la prima la pareggiamo e la seconda la perdiamo. Io qua lo dico e qua non lo nego. La prima sarà un 1-1 o 2-2, secondo me. La seconda la do persa 3-1. Non lo so, io voglio sempre ben sperare, devo essere sincero. Sì. Anche perché i ragazzi sono bravi. Se gli inglesi capiscono come giocare, ovvero non lo dirò perché non vorrei che ci sentissero adesso, però ricordati PES 2017, sei solo cross, no? Esatto. Sì, io voglio vedere se riesco a beccare la formazione degli inglesi. No, no. Secondo me non sono così avanti, ecco. Cioè, non per insultare gli inglesi. Un po' sì, però non per insultare gli inglesi, no? Secondo me non la fanno neanche loro la formazione, cioè si ritrovano in 10, quando devono scegliere dove volete giocare, prendetevene uno, che tutti sbam. E invece guardali. Però questa è vecchiotta, Esatto. È giusto per vedere un po' i nick che ci stanno. Allora c'è Wezza, non so chi sia. Lo sapranno i ragazzi in chat. C'è Verminator, questo l'ho già sentito. Is Dead Fish. No, Davide il pesce. Sì, stream. Allora, Wezza, youtuber, streamer. Steadfish, streamer.
Che nomi hanno? La grande scimmia zombificata. Ver Cosa? Vernimetor, sì, streamer pure lui. Gli altri sinceramente non li conosco. Wixi. Cioè, poi sembra, cioè, visto così, sembra che non sappiano scrivere, no? Perché io avrei Verminator, l'avrei, no, l'avrei scritto. Quell'altro avrei Whisky, non Wixi e Verminator. Sì, secondo me è fatto apposta. Allora, secondo me non sanno scrivere, figurati giocare a PES. Mo ci sfraccano male. No, cioè come nick stiamo vedendo questi, però questa è una formazione vecchia. Stiamo parlando, sto tweet è stato fatto il 16 aprile. Altri, raga, ce ne stanno, non sono stati più pubblicati. Però che io sappia, questi ci dovrebbero essere. Quelli che ho nominato io, sicuro. Infatti, vedi, Steadyfish, Venimator. Prova a entrare in uno dei loro profili, magari qualcuno ha pubblicato qualcosa. Vediamo, Speriamo. vediamolo, vediamo il live. Intanto devo stare attento se Mauro mi fa lo share. No. E questo c'ha 1000 passapunti. 1000 Guarda. punti con i tondi. No, 1000 partite con 1362 punti. Sì. 780 vinte, 100 perse. Non è male, No, no, sono bravi, sono bravi. Sembra strano non vedere Pesep. Magari c'è, non lo sappiamo. Kalido, so paura che gli inglesi non si presentano se Liverpool vai supplementare. Guarda, ma andiamo a vedere, va, vediamo la lista di cose. c'è problema. Ehi, Siri. Eccolo. Cerca UEFA Champions League su Google. Grazie. 3-0 di cosa? Lo 3-0 Barcellona. sapevo! Lo sapevo, lo sapevo! Io oggi me la dovevo giocare, vincente il Liverpool. Me la dovevo 3-0. giocare. Come domani mi giocherò l'Ajax vincente. Ma in questo caso, visto che Barcellona è andata e ha vinto 3-0, il Liverpool sta vincendo 3-0, vanno ai supplementari. Però Sì. sono al 75esimo minuto. Mi sa che la partita non la vedremo prima delle 23. Porca puttana! Vabbè, vediamo se riusciamo a recuperare. Se qualcuno si è fatto scappare. Vediamo. Andate a suonare a casa di questi inglesi, diteli che è tardi. Fanno anche tornei, fanno, wow. Ne fanno un botto di tornei. Non c'è niente. Vediamo Wezza. Manco lui. Guarda quello. Volevi darmi la mano. Cosa? Esatto. Il bello è che i ragazzi non vedono niente. E noi stiamo qui a commentare. Bella sta divisa, mi è piaciuta. Questa? Sì, quella nera e bianca, soprattutto perché sai, no? Quella mi piace un botto. A me non piace, sinceramente. Non per i colori. Con la sfumatura, Però, dai. ma lo stacco della sfumatura è troppo secco. Mi piace più questa. So cos'è, però in gioco, quando giochi, tutta sta roba qua non la vedi. Esatto. No, tu vedi solo una chiazza rossa e basta. Come vedi una chiazza nera, come vedi una chiazza giallo e con una striscia blu. Ha ricevuto un invito a parte da parte di Vince. Oh, raga, mettetevi d'accordo. Io so che Vince mi deve fare share. Ma l'ho detto prima a Mauro. Senza Salah e Firmino il Liverpool. Ah. 3-0 addirittura. L'ho detto, lo sapevo, me la sentivo questa. Sai quando te la senti che la devi giocare? Poi mi sono dimenticato stasera. E non stavo facendo niente, ero qui a non fare niente. Peccato, perché l'avrei giocata. E mi rimanda l'invito, ma... Ma che cazzo? Ascolta, fai un party tu e li inviti tutti e due. Cioè... Doppio monito, l'uno mi fa scendere da una parte, l'altro mi fa scendere dall'altra.
Tacca la seconda PlayStation, non essere timido. Aspetta che gli mando un messaggino. Che cazzo stai, ma? No, ho comunque paura che sia tosta anche quella di oggi di partita. È speriamo, tosta. Speriamo almeno di avere le frecce a favore come ogni volta, ma ogni volta ci delude questo PES, quindi speriamo bene, speriamo soprattutto lì davanti, almeno avere tutto l'attacco, non dico blu, ma almeno giallo e verde, toh. Giallo e verde. Un po' come il filo della messa a terra della corrente, cosa? Sì. Le massime oggi le massime. Sono in 19, manca ancora una persona. Tra l'altro, visto che ci siamo, io voglio chiacchierare con la chat e chiedo, non so se c'è ancora Jenny, e credo di aver chiacchierato con Jenny su Twitter, che so che, se non sbaglio, è sempre se non sbaglio, so che Jenny aveva preso Robby Larkos. Sì. E mi ha detto, vedrai che lo prenderai anche tu. Jenny, volevo aggiornarti che sono rimasti 98 giocatori dentro e c'è ancora Roby Carlos. Giusto, giusto così, no? Ho preso 200 giocatori, mi sta dando tutti, ho preso tutti. Le uniche leggende che sono rimaste dentro sono Roby Carlos e Cafu. E secondo te, se esce leggenda, mi darà Roby Carlos? Io non credo. Io non credo. Infatti ne parlavo con Christian ieri, ho detto probabilmente avrei dovuto azzerare il pool ogni quattro pescate, no? Come prendevo la palla nera, come prendevo la leggenda, sbam, lo azzeri. Avevo più probabilità di prendere Roby Carlos, anche perché è un 88. Toh. Tra l'altro ho preso già Maradona, l'ho portato a livello massimo, Zico l'avevo preso la settimana scorsa, l'ho portato a livello massimo. Però uno ne volevo, io volevo Roby, solo lui, basta. E invece. Io vedo. Siamo ancora. Siamo nella ombra, praticamente nella stanza. Però vedo, sai che ti dà attacco, difesa, centrale. Quelli con i migliori voti. Vedo Wonderrighi, quindi la prima formazione è quella con Wonderrighi. Ok, quindi gioca prima la seconda e dopo la Esatto, dove praticamente c'è a sinistra, in attacco a sinistra Urma, Maurito prima punta, Vincent a destra, poi Jock credo trequartista, Wonderrighi CC, Gargi Lupin mediano, Ezequiel Fort a sinistra, terzino sinistro ODC, poi Kean e Rudy come difensore centrale, Tutankhamon terzino destro. E Vincent prende pure il portiere, quindi c'è qualsiasi. Va bene, in bocca al lupo ragazzi, in bocca al lupo. Manca sempre solo una persona, non posso vedere ovviamente chi manca perché non posso schiacciare per vedere l'elenco utenti. Mi verrebbe da dire God save the Italians, però vabbè. sai com'è. Ricordi quel nick Dare to the Mecca? In attacco c'ha 7,23 come voto. Allora voglio modificare i miei pronostici, le perdiamo tutti e due. Esatto. Ciao bella Tommy. Ciao raga, a Liverpool c'è uno script che a me si sembra un mongoloide. 4-0, madre. Madre! Cioè se Ho vince contro il Barcellona, raga, il Liverpool. detto. No, ma sicuramente vince contro il Barcellona, perché io ho giocato il Barcellona vincente della Champions all'inizio. Cioè Sono un era cazzo di quotata. gufo di merda. Era quotata un botto, era quotata. Ma prima che iniziasse la Champions, quando ci sono stati i sorteggi, no, dei gironi, io ho giocato il Barcellona vincente della Champions. E naturalmente non può neanche arrivare in finale se io la gioco vincente. Però Assurdo, raga. vabbè. Cioè, Vabbè. Ma madre. lo so già. Il bello è che avevo puntato tipo 2 euro e se vinceva, ne vincevano, non lo so, tipo 20, 14, non so. Però Non è era. che era quotata tantissimo, insomma, Barcellona. Esatto, perché comunque è sempre tra quelle squadre. Però. Visto che non ci arriva la Juve, almeno fammi vincere la scommessa, no? Cazzo. E invece Mi dice senza Salah e Firmino Konami ci ha messo lo zampino. no. È lo script in real life.
Dimmi una cosa, il Barcellona ha preso anche pali e traverse. Ditemi, se è così, confermo lo scritto. Mica quanti ne sto vedendo ultimamente in gioco, Abbo, mamma mia, ma ultimamente dopo il Cosa? DLC. Ma no, non hai capito, io e Christian in coop dobbiamo beccare prima un palo o una traversa a testa, se no non lo facciamo il gol. È matema ogni partita, un palo io, un palo Christian, dopo possiamo riuscire a fare gol. Prima non ci riusciamo. No, assurdo. E poi l'altro ieri, forse sabato, domenica, abbiamo giocato una partita contro dei ragazzi che avevano Can in porta, probabilmente Freccia Blu. Con 17 tiri, 13 in porta, Can ha fatto tipo 13 parate. E naturalmente quelli hanno vinto 2-0, con 3 tiri, 2 in porta, 2 gol. Ma Però quindi lei mi sta dicendo che noi dobbiamo aspettare circa altri 10 minuti? lo dai alle 11, mi hanno inculato anche oggi. Sapessi. Ma cioè, a me, io non ho niente da fare, l'unica cosa è che più ci mettiamo. Se papà va a letto, io devo stare zitto. Chi la commenta la partita? Farai tu, Marco. Ok, modesi. Chiamo Desi. Non Chiamo sono Desi che mi capace prende. io, raga, non sono capace. A me è solo per quello che. Beh, Perché di una io sento salita. già. Sento già il cancello che si chiude, il cancello di casa. Questo vuol dire che papà sta per andare a letto. Allora, raga, sappiatelo, se Abbo arriva a dire "Vai a letto papi", è morto Abbo. Lo vedrete, ma non lo sentirete più parlare. Esatto. Per quello che oggi io a Marco gli ho scritto: a che ore è? E lui mi ha scritto 22:30. Io, ok, ci sono. Se mi avesse detto alle 23, avrei detto vabbè, ciao. Marco l'ha fatto apposta. La prossima volta non vengo. E poi lo vedo molto contento, Marco. Già fatto tardi Ma allora la cosa è che, cioè, dobbiamo giocare alle 22:30. Alle 22:30 doveva iniziare la partita. Quanto tempo hanno di delay? È passato 15 minuti. Non ce la possono dare vinta a tavolino, mi scusi. Se è PC è 10 minuti. Ma secondo me il fatto che uno di loro, credo sia a sto punto, che non sta entrando in È fatto stanza, è apposta. fatto apposta. Posso dire, questo sta ritardando, c'è problemi con la, cioè, queste cazzate qua. Solo che non posso leggere la chat, quindi non lo so, raga. E nel mentre, secondo me, saranno tutti su Discord gli inglesi ad ascoltare la partita del Liverpool. Stanno facendo il tifo, sì. You'll never walk alone. Maledetti. Ovviamente sta cosa sta facendo nervosire, no soltanto noi, ma anche i ragazzi. Guarda. Kobe! Esatto. Cose. Ok, questo è un chiaro riferimento, o cheat, chiamatelo come vi pare, a Rainbow. Quando tiri le granate, si copi e Kobe? poi vedi il tizio morto dalla granata. È Sì, per perché poco. magari rimbalza nel muro e ti arriva addosso. È normale che se c'è la Champions la gente è in ritardo apposta. Ma io Ni, ni, vorrei dipende sapere dal regolamento. chi è che ha deciso di giocarla oggi, questa partita. Sì, perché i capitani hanno un range di giornate per poter giocare. E vi davano semplicemente le partite, cioè le giornate in cui c'era la Champions. Se la giocavano ieri, visto che la IPC è finita, non hanno più quell'impegno, potevano o possono ancora spostarle a lunedì. Noi abbiamo il nostro classico appuntamento del lunedì. La gente sa che noi streamiamo il lunedì, avremo anche più affluenza in teoria e sarebbe tutto molto più normale. Toh. Anche perché il No, ma lunedì. dai, tanto sappilo, cioè, una volta che finisce la Champions ci sarà più affluenza pure qua. No, anche perché il lunedì su Italia 1 c'è la saga di Star Wars, quindi papà si guarda quello fino a mezzanotte e mezzo, eravamo a posto. Ma ha detto, papi, no, guardo Star Wars. Anzi, no, Esatto. guardo Guerra Stellari. Con Chewbacca. Morto, morto, Chewbacca. No, niente spoiler. Che spoiler, è morto l'attore. Ah, non lo so, io non lo guardo, non Che mi 2 giorni fa, piace. credo. Vabbè. C'era gente Pazzesco. che faceva dei tweet di tipo RIP Ciubi. Oddio, ma non puoi evitare di scriverle queste cose, cioè, non ti obbliga nessuno a fare un tweet, no, nel Ero con senso. le lacrime.
C'è quello morto e tu ridi, sei una brutta persona. Sì. Ma come si fa a scrivere Rip Chubby? Cazzo, Chupa Chups. Peloso. Che poi ricordiamo il famosissimo inventore della Chubby Bunny Challenge. No, nessuno però... sa cos'è la Chubby. Come cazzo si dice? Chubby Bunny. Chubby Bunny Challenge. Qualche volta la dobbiamo fare, Gab. Inghia, compra il marshmallow, cazzo. Col dentista vicino. Ah, muoio. Ancora non ho mangiato l'uovo di Pasqua, quindi pensa tu. Da me uno già è andato. Io come tocco il cioccolato mi viene mal di denti, cioè è la mia criptonite. Non posso mangiare il cioccolato con una sorella che lavora alla Ferrero. Fratelli di PES Community Hit, vi do il benvenuto. Benvenuti, fratelli. Abbracciamoci, volemose bene. Esatto. Siete stati tutti esorcizzati. Tra qualche minuto potrete iniziare a scrivere pure voi nella Bibbia. Nella... dove? Nella Bibbia, vedi che tutti gli altri scrivono. Sono tutti... i versetti degli apostoli, infatti vedo, vedi, tutto apostolo, vedi, Tommy è un apostolo, c'è quattro... qua Cristi, è arrivato l'apostolo, quello è Giuda. Ma poi vedo anche il numero dei versetti di Carlitos, vedi, versetto 4, riga 0, madre, esatto. Era la famosissima lettera che scrisse. La prima di metallo è stata Mona Pozzi, Chubby Bunny. No, attenzione, sono 20, zitto. Deve essere finita la partita. Maledetti. Sì, sicuramente. Maledetti! Vediamo. No, sono l'89esimo. Ormai è finita. È finito! All'Old Trafford. Cioè che poi, ma veramente, il Barcellona ha vinto 3-0 e non riesce a fare un gol, uno, niente, basta. Ha fatto la fine del Paris Saint-Germain l'anno scorso. Cioè, veramente, ma veramente. Che schifo. È esattamente il risultato che serviva a Liverpool. No, perché io, nella mia mente contorta, quando la settimana scorsa, due settimane fa, ho visto Barcellona-Liverpool 3-0, ho detto, vabbè, questa è fatta. Barcellona in finale, poi magari si becca l'Ajax. Quei tre lì che ti ho detto prima, te li confermo. Quindi, molto probabilmente, quei tre lì in questo momento sono tutti live su Twitch. E che fai? Non vai a vederli? Scusi, c'è qualcosa che non mi torna. Ho appena visto una cosa. Ah no, ok. E invece è offline. Ah no, in live. Guarda, attenzione. Che belle frecce, porca puttana. Stavo stando però. Siamo tutti morti, app, tutti. Ma Vernimator TV sta o sta? Ma forse non è quello. Attenzione, vedo Imdal e mi manda una foto. Che è successo? Siamo tutti morti. Ah, Bare Christian. Zitto, lo so. Comunque, no. Ho trovato un link, ma su Twitch è quello che stava giocando a Rainbow. Non credo sia lui. No. Non credo, sì. Stava facendo Kobe, tra l'altro, aveva una granata in mano, io te lo dico. Allora, cioè, l'Inghilterra sta giocando con un classico 4-4-2 a rombo, con mediano, CLS, CLD, trequartista e due prime punte, Kane e Bardi. Ok. C'ha Lindegaard a destra e Sterling a sinistra. Mentre l'Italia è la formazione che abbiamo visto le altre volte, abbastanza stretta con gli SP. Mi confermi che Harry Kane c'è? Sì. Quello sarà il problema. L1 triangolo, te lo dico. Guarda, secondo me il problema sarà anche Sterling sulla fascia. Se ce l'ha uno che lo sa utilizzare, sono cazzi. Però aspetta, perché... Sterling sul... dov'è la foto? Sterling sulla fascia dovrebbe incontrare o Tutankhamon o Ezio Cuffort. È a sinistra, quindi c'è il terzino destro, Tutankhamon. Ok, peccato, speravo fosse dalla parte di Ezio, perché dal nick mi sembra napoletano e avrei voluto che gli scippasse la palla. Un altro Reis. Che brutta frase, non è un insulto, però sai... luoghi comuni, le cose.
una bella finale inedita Liverpool-Ajax, squadra partner, non so dire partner di PES, ci sta da grande, e immagino metteranno un agente dedicato a Marco che mi toglie la cosa. Passo sulla mia. Un agente dedicato a Liverpool-Ajax o un agente speciale con giocatori IF da 99. Tommy, tu lo sai che hai detto una puttanata, tu lo sai, non nasconderti adesso, hai detto una puttanata. Sarebbe bello, tipo che ne so, che scegliessero 5 giocatori dell'Ajax e 5 giocatori del Liverpool, li mettessero IF, Salah, uno a caso, Shaqiri, perché mi piace Shaqiri, mi piace Shaqiri. E dell'Ajax, vabbè, Ziyech è già uscito 6.000 volte, però non mi dispiacerebbe rivederlo. Comunque Barcellona in trasferta vale poco, anche con la Roma l'anno scorso l'ha dimostrato, ma sta cosa non la capisco, raga. È vero, è verissimo, però non la concepisco, cioè perché cambia così una squadra? Ma troppo, veramente. Che c'è la poco? Niente, leggevo Tommy, ho detto, e che ho detto io? Lo so, hai detto una puttana, io te lo dico. te lo dico. Tra l'altro, Tommy, visto che ci stai seguendo, dimmi se tu hai avuto più fortuna. So che anche lui ha buttato un milioncino, magari avrà fatto qualche altro GP. Dimmi se hai preso questo Robby Carlos. No. Così se lo hai preso, giochiamo in coop uno di questi giorni e me lo porti, visto che comunque... Giocate in coop per fare le scoppole. Vabbè, io porto la mia full legend, lui ci aggiunge Robby Carlos e vittoria assicurata. Non ve lo porterà mai. Se lo pompa a livello massimo, sì. Perché lo prende anche a Ivan, ma Ivan è stronzo e mette le palle argento, quindi... Attenzione, signori, si parte. Se lo mettono in pausa. Abbiamo provato con l'inno e non è andata bene. No. Abbiamo provato senza inno e non è andata bene. Oddio, no, oggi abbiamo fatto una vittoria e una sconfitta. Oggi... guarda, forse è andata meglio senza l'inno, esatto, in pausa. No! Sì, sì, facci vedere le frecce. Ho detto io che mettevano in pausa. Mi sono dimenticato i saltatori. Ok, vai. Va bene, va bene. È iniziata, è iniziata. Vediamo subito la palla per l'Inghilterra che cerca di amministrarla in difesa, cercando di far posizionare la squadra nei punti giusti. Vediamo la sventagliata sulla destra per Osman Idris. E poi in avanti, subito, il primo tiro e sarà il primo gol. 1-0 per l'Inghilterra. La streaming è finita, ci vediamo alla prossima, bella. Stacca, Marco, stacca. Ciao. Detto, Tommy, sì, l'ho preso. L'ho detto che giocavano molto larghi. 1.500.000 GP quasi per prenderlo quel figlio di California. Va bene, noi dopo ne parliamo, Tommy, a fine primo tempo o a fine della prima partita. Tanto adesso vediamo Wanderricchi che cerca di dare una scossa all'Italia che ha subito, occhio, subito il primo gol. Vince, la mette in mezzo Mauro. No, vabbè, ma che cazzo ha preso? Noi naturalmente noi non ce l'abbiamo quel pizzico di culo che ci serve per buttarla dentro. Cioè, ma ti rendi conto? Ciao, Lorenz. Oh, vaffanculo. La pareggia subito. Avevo letto Suga comunque, non vorrei dirlo, ma l'ho detto. Leonardo Bonucci. Sai che anche io a volte sflescio. Sembra Suga, non sembra scusa. Sì, sembra, Intanto ho visto Loren X 1990, bella, ciao Loren. Loren, vi chiamerò Loren perché è troppo lungo i numeri, cose, sflescio. Vediamo, abbiamo riportato subito in pareggio, io starei zitto, non sono neanche bella, 5 bravo minuti gioco. Di gioco. Intanto gioca, ha rubato la palla per Urma, attenzione, la gestisce Wanderricchi, la perde, la recupera, la riperde, cioè De Verninator. Quante volte sbaglierò quel nick, non ne hai idea. La palla gestita ancora per l'Inghilterra in avanti che la dà sulla fascia destra dove non arriva nessuno. La palla minchia, però ci stava arrivando. Zitto, zitto. E c'è Vincent con la rimessa di Gigio Donnarumma in avanti per Maurito che può staccare di terra. Bella. Gioca ancora la palla. L'hai visto, non tirare, oddio santo, Vince. Cazzo. Se la prova. Probabilmente non lo so, ma forse era fuori gioco. No, stava leggermente più indietro. Non ho visto chi era. Non mi è sembrato manco Mauro. Forse Usma. Forse Usma. Urma. L'ho flashato con Usma, capito? Guarda, bloccatelo. Bella per Vince. Si è fatto perdonare. Bravo, Vince.
Che così se ne sbaglia una, ma a me ne va un'altra. Guarda Ezio. Guarda Ezio. Dicevo, no cazzo, vai a piedi qua. Non la prende per un millimetro. Vedi, c'è Urma che la ributta in avanti. L'Italia la progettiva. La perdono ma solo per un attimo. Adesso invece l'hanno persa del tutto. Il centrocampo si riposiziona. Abbiamo Tutankhamon che però si gira male, la perde. La palla da Vernimetor. Fa la giravolta. Occhio, fa la, occhio, la occhio. Palla sapevo, rimane lì, sapevo, strana cosa. Lo sapevo. Era fuori gioco come il nome di uno dei nostri. Guarda. Come non sembrava fuori gioco? Togliete la tastiera a quell'uomo, cazzo. Lo dico sempre. Allora, solitamente dico gli scritti più belli del mondo. Anzi, migliori. Stavolta sono i follower migliori, raga. Intanto c'è Urma che ha recuperato un pallone che lo può dare a Wanda e Ricky. Non si capiscono però, la palla viene persa, la difesa dell'Inghilterra può ripartire, ma solo per un attimo. C'è Rudy, bella, che può impostare la manovra d'attacco, la sventaglia in avanti per Vincent sulla destra. Vincent si gira, si rigira, cerca di darla a Fabio. Bella che l'abbiamo fatto su angolo, Vincent. Intanto salutiamo gli amici di PES Community. PES Community, bella ragazzi, benvenuti, che si dice? Vediamo il calcio d'angolo, proveranno lo schemino, c'è Maurito che prova l'incursione, non va, c'è Wonder Ricky da fuori, non si capisce se era un tiro, un cross o una spadellata malissimo, ma la palla comunque gli arriva di nuovo sui piedi, ma solo per un attimo, l'Inghilterra la recupera con Wezza, non so chi sia. Wezza, è uno dei più seguiti, Abbo. Che fa le giravolte. Fa le altre volte. Esatto, maledetti! Come a lui! Tanto che dai, Ezio. Bello, vabbè, l'ha messa bene. Attenzione, c'è Jock. La passa indietro, di nuovo Perezio. Che non so perché, ma dovrebbe essere troppo a sinistra, ma lo vedo a destra. E questa cosa un po' mi preoccupa, però andiamo avanti. Infatti, dall'altra numero parte è tutto libero. Dio santo. Ce n'è uno libero come un uccellino caduto dal nido. Cosa? Non lo so. Questa scrivetela. Bella chi arriva, dice Gri. Ma chi è sto Emdal? No, è un amico mio, non so. Ah, vabbè. È uno forte a dire minchiate. Ah. Attenzione, intanto vedo un po' di lag. No, sei proprio bloccato. A parte quelli che a bordo campo non si muove più nessuno. Ecco, speriamo che sia caduto quello dell'Inghilterra che usa il qualsiasi. Altala. E invece no. Però Emanuele da fuori, attenzione, brivido. Schemino. Interessante, tra l'altro. Tanto c'è Vincent che Emanuele la può rinviare lontano davanti per Maurito che prova con Belotti a staccare di testa, ma non ci arriva. La palla è ancora giocata per l'Italia, sempre di testa, sempre alta. La abbassano però per Wonderricchi a centrocampo, la sventaglia in avanti, non ci arriva Urma. Ancora l'Italia con Gargi Lupin. Vediamo se può metterla nello spazio, ma Urma non ci arriva. Precision TV vi fa la giravolta. E comunque rinvia in avanti e abbiamo l'Inghilterra sulla fascia destra. Fermato, l'arbitro dice da un fallo di chi? Che cazzo di fallo era quello? Mi scusi. Guarda lo schemino sulla destra, attenzione, la finta gliela butta sopra per avere la rimessa laterale. Pausa, ci ripensano. Attenzione, lo schemino. La palla non si sa come sia andata da quella parte, meno male che Vincent la insegue con Gigio Donnarumma e la può sventagliare in avanti, in manuale, per Maurito che cerca di allungarla ma non ce la fa, ancora Maurito, per Urma, la palla è intercettata da Idris che la ributta in avanti, ma Gargi Lupin sulla traiettoria la prende, la palla passa, potrebbe arrivare a Vamos Vincent che la guanta adesso, potrebbe metterla in mezzo, fa una finta. Pressato da due, ancora Vincent, bella, cerca di smarcarsi, bella, ce la fa. Per che ha tre ore per fare il movimento, assurdo, raga. Attenzione, ancora Lupin, con l'L1 triangolo, ci può arrivare. È rigore. Oh. È rigore quello. Oh, ma non l'ha manco vista la palla il portiere. Questa me la deve fischiare per forza, me la deve fischiare. Ma stai scherzando? Non ci sto credendo, raga. Guarda, ci beccano. Ma stiamo giocando molto bene, Sì. Vediamo se arriva lo schemino. Sempre di testa su Maurito. C'è Wonderricchi fuori area che la tocca solo per un momento. Provano a opporsi, a fare scudo col corpo, ma la palla riesce a passare. Arriva sulla fascia sinistra. Era in fuorigioco, giusto? Brutto fuorigioco, bruttissimo fuorigioco.
Vediamo. Intanto abbiamo Ezio, che è sulla fascia destra, a quanto ho visto. Boom. Probabilmente invertiti i ruoli. La palla non passa. Ancora per l'Italia, solo per un attimo, però l'Inghilterra la sventaglia sulla fascia destra, dove c'è Lingard con Idris, con Lingard, che però sbaglia un passaggio, ma lo sbagliamo anche noi, la recuperano. C'è Verminator, io lo chiamerò così. Fuori gioco. È un po'. Comunque ho notato una cosa, a differenza magari di altre partite, vedo entrambe le squadre, avete presente il posizionamento col modulo fisso? Ecco, difficilmente tendono ad incrociarsi come ruoli, sono lì e lì rimangono. Infatti vedi Abbo, tipo anche Terrata, la difesa è tutta lì, terzini, difensore centrale, tutta lì, difficilmente si vedono così. Avranno cambiato qualche impostazione i ragazzi, non si sa. No, magari è un metodo di gioco abbastanza semplice, impostato, passaggi diretti, già sanno dove darla. Non male. È non easy, c'è un modo di giocare molto semplice. Intanto avevamo palla, ma l'abbiamo persa, così l'Inghilterra può ripartire per vie centrali, però orchestrando tutto dalla difesa. Adesso si spostano in avanti per Harry Kane, che non riesce a fare un bel passaggio. Sì, non ci riesce, però l'arbitro fischia un fallo. No, perché Parolo può fare fallo a uno alto 1,89 m come Harry Kane. Sei serio? Vai a cagare, Big vai. Big zambi manchi. Attenzione, cambio di battitore. Verminator. Ci può pensare lui. Tutto pronto? Veramente se la prova. Ah, ecco. No, farà lo schemino. Attenzione, la recuperiamo. Buona. La butta in avanti per Urma con Insigne, che l'amministra. La butta a destra dove c'è Vincent, ma il difensore non la lascia passare. Intanto la recupera Gargi Lupin, che la ributta sulla sinistra per Urma. Un retropassaggio un po' spaventoso. Gli italiani non ci arrivano, solo per un pelo. Il portiere comunque la gioca subito sulla difesa, sulla fascia destra. Ancora per il portiere Pickford, intanto c'è l'asse Pickford-Lingard. Adesso possono andare in avanti con Walker, con Precision TV, che la dà in avanti per Jamie Vardy. Jamie Vardy, io non l'ho mai visto Jamie Vardy muoversi così velocemente, però mi fido, se lo dice Pesce. Può essere. Gargi Lupin intanto la rimette in campo per noi, dove ci arriva Urma solo per un attimo, però il passaggio era abbastanza difficile da effettuarsi. La difesa comunque si comporta abbastanza bene, riesce a spazzare una palla pericolosa. Intanto c'è Joker che sta tagliando Vinsworth. Nessuno lo vede, nessuno. Se l'aspettavano tutti in fascia, però Vincent per un attimo l'aveva ripresa, ci avevo creduto. Ha fatto un bel taglio. Vediamo l'Inghilterra, se gestirà la palla sulle fasce, esatto. Palla lunga, però Lingard ci arriva. La può passare centralmente. Può ricevere il passaggio di ritorno, esatto, Lingard, ancora lui fa una finta, la palla stava per uscire. Questo è gol. C'è sempre un altro in copertura, oddio. Tanto Wonder Ricky, la ministra bene, vai Ricky. Brutto il passaggio centrale. Probabilmente non voleva farlo, voleva farlo in avanti. Esatto. Ogni tanto i passaggi vanno a cazzo su questo pezzo, e noi lo sappiamo. Però, vai, Jock. Che ha visto Jock, potrebbe avanzare, ma il difensore è più veloce. Appoggio sul portiere, subito sventagliata sulla fascia sinistra per la squadra dell'Inghilterra, che può cercare di ricostruire l'azione passando per il centrocampo per Verminator, che però sbaglia l'appoggio, fa un tackle, l'arbitro dice che è tutto regolare, si continua ad andare avanti, si vedono schermate nere in live e noi ne ringraziamo. C'è entrato in area, attenzione, l'appoggio, Bonna mi è sembrato. Hai visto, Stefano? Si mette il piedone. Se parte, non lo prendi. Minchia, ne sono accorto. Vai, Vince. C'è Vincent sulla fascia, sono in due e mezzo, uno si allarga, uno sta centrale, vediamo dove andrà il passaggio, sul portiere, e riesce comunque a staccare nonostante fosse marcato davanti dall'attaccante che non arriva. C'è ancora Vincent che può andare in pressione, ma vanno al rilancio lungo, che adesso però la palla ritorna verso la difesa dell'Inghilterra, amministrata dall'Italia, sempre con che Vincent su quella fascia, uno stop di merda di questo pass, ma Vincent la mette in mezzo, il portiere sembra prenderla ma non ci arriva, così manuale il passaggio in avanti, però preda dell'Inghilterra, e qui finisce il primo tempo, 2-1 per l'Inghilterra. Attenzione ragazzi, io ci credo, eh? Contro gli inglesi io ci credo, stanno giocando molto bene ragazzi. Non è male. Ora il problema è il secondo tempo, dal 65esimo, 70esimo più o meno in poi. Il problema io sarà lì. L'avevo pronosticata 2-2, ma... Io ci credo. So voi.
Bisogna vedere se i giocatori tengono come resistenza. Capito. Anche perché non se abbiamo gambi, tengono... già te lo dico. Ah, bello. Se tengono come resistenza... Grazie per la bella notizia, ma... Se tengono come resistenza i giocatori... Possiamo farci un pensierino, comunque. Possiamo farcelo. Siamo stati molto sfortunati, parecchio. Raga, Vardy a velocità 91. Lo sappiamo. No, Tommy, non mi sono sorpreso della velocità, mi sono sorpreso dei del movimenti. Controllo del corpo e del controllo palla. Che solitamente è un carro armato. Esatto, esatto. Per quello abbiamo presupposto la freccia blu, perché solitamente quei movimenti vengono fatti o da giocatori che sono molto skillati, tipo Sterling, o da giocatori che, tipo Vardy, che solitamente sono dei carri armati per girarsi e avere un buon controllo palla, però freccia blu tendono ad averlo poi quel controllo palla lì. Poi magari tu mi puoi controllare su PES di bio da qualsiasi altra parte per farci sapere quanto hai in controllo palla e in controllo del corpo, perché un po' sono curioso. Intanto da me è partita una sim, stiamo pareggiando 0-0, zitti. Se vuoi nel fine primo tempo posso farti il commentary della mia sim. Vai. Attenzione, la palla per Lodico sulla destra, Odriozola come terzino destro. Facendo giocare gente, praticamente tutte palle bianche, qualche bronzino, ma c'è Sergio Bruschetta appena pescato nella gente che deve comunque farsi le sue 10 partite per poi andare a fare, no? Certo, ci serve anche Odriozola come terzino destro, palla oro, poi abbiamo il terzino sinistro che si chiama Dadik Vila, non so chi sia. Buggato pure lui. C'è comunque gente sugli spalti della nostra chat che ci crede, vedi, come Carlitos, controllo palla 78, controllo del corpo 80, dice Tommy. Grazie Tommy, ecco perché mi sembrava strano che si fosse girato così. Intanto questa poteva essere una bella palla che però viene rinviata subito in avanti, dove l'Italia la tocca solo per un momento e così l'Inghilterra la può gestire di nuovo sulla fascia sinistra, dove c'è Harry Kane che la sventaglia a destra, però c'è Rudy che può intervenire col colpo di testa mandandola in avanti, però di nuovo preda dell'Inghilterra sempre sulla fascia destra. Vediamo se l'Inghilterra cercherà il passaggio arretrato oppure proverà in avanti il passaggio smorzato e Gargi Lupin ottimo pressing, questo pallone. Dobbiamo approfittarne adesso, prima che i giocatori muoiono. Ancora Gargi Lupin, che ne strappa un altro. Però, vedi, la cosa che mi sorprende è che c'è il giocatore che ti fa un intervento, come Lupin, adesso ne ha fatti tre, anche questo in scivolata, poi va a fare il passaggio, ed è come se il giocatore fosse troppo stanco per fare un passaggio preciso. E la dà o troppo avanti o troppo di lato. Intanto qua buona la chiusura del difensore, che costringe l'Inghilterra ad andare sul calcio d'angolo. Bandierina. Vediamo. Sono pericolosi questi, sono pericolosi. Ah, anche perché i giocatori alti lì ce li hanno. Eh sì. Batterà Sterling. Intanto vediamo lì davanti se riusciamo. No, la palla arriva subito fuori area. Comunque si comporta bene la difesa dell'Italia. Buona, intanto c'è buona, appoggia per Ricky. Doveva darla di prima, Ricky, subito, dai. Giochiamo veloci, che questi non se l'aspettano. Attenzione, passaggio 3-1. Passaggio in mezzo. Ho visto Vincent che andava bene a coprire, però forse il movimento che gli ha fatto il difensore l'ha un po' ingannato. Vedi che anche il difensore stava andando a chiudere lo stesso spazio. Ci può stare. Il difensore deve andare sull'uomo. Lo so, però farlo scattare da lì, cioè farli prendere velocità per andare a chiudere, probabilmente non ce l'avrebbe mai fatta. Ma vediamo. Noi comunque in partita ci siamo, anche se prendiamo gol, la squadra sta giocando bene e siamo fiduciosi che possiamo farne qualcun altro di gol. Possiamo farne, se non per vincere questa partita, ma giusto per far vedere che ci siamo anche noi, cazzo. Tanto c'è Tommy che scrive un messaggio lunghissimo, lo leggerò dopo. Bella Tommy. Urma per gioco, attenzione, passiamo per vie centrali, di nuovo per Urma, passaggio di ritorno che non se l'aspettava, la mette in mezzo dove c'è Mauro che può stoppare, no, la poggia dietro ma non ci arriva, ancora in avanti, ancora per Vincent, si gira, la poggia, ci arriva Ricky, il tiro! Bella, bravo! Così, va bene. Secondo me il raga che gioca in casa e fa l'host ha un vantaggio in PES, poi il perché non si sa, se è questione di peer-to-peer o che cazzo è.
Ah, lo sappiamo, ma il bello è che noi quando guardiamo le partite dell'Italia comunque fanno una volta stanza gli altri, una volta stanza noi. E per adesso con le nazionali sembra che le partite siano abbastanza scriptate sia quando noi siamo in casa che quando siamo fuori. Attenzione Vincent! Lascia partire il missile stoppato dal difensore, però ci butta il calcio d'angolo e questo ci fa sperare bene. Attenzione, vogliamo lo schemino sul primo o sul secondo palo? Esatto. Cosa presa? Dai, è Pickford. È Pickford, non è mica una... È buggato. È buggato a merda Pickford. E poi non sembra neanche che l'abbia presa lui, perché ha dato rimessa dal fondo, quindi cos'era? Traversa era. Sì, attraverso palo. Sfiga di merda. Attenzione, Dalto Mauro, per vie centrali, fa la giravolta, falla un'altra volta, la dai in avanti, a giochi che la sventaglia subito per Vincent, lo stop con R3. Non ho mai visto uno stop con R3 fatto di testa così brutto. Sì. Di solito la prende col corpo e come carichi lo spazza subito. Questa volta di testa. Lo script non esiste cheat. Intanto c'è l'Inghilterra che può buttarla sulla fascia destra, dove c'è Idris, però stoppato da Rudy che non si lascia incantare. Proprio Rudy adesso porta palla, la butta in avanti, forse un po' troppo lunga, esatto. Però ci fa guadagnare una rimessa laterale. Ed è proprio lui, Rudy, che si incarica di batterla per Ricky. Ancora Rudy, la può dare in mezzo, invece no, la butta in avanti, dove c'è Mauro che appoggia per Vincent. Mauro! Se la scambiano di nuovo. Spero che sia angolo. Esatto, perché se no partiva lo sclero malissimo, eh? Lo sclero malissimo. Attenzione, non possono riprenderla di nuovo. Riprovi e guarda quello che prevedibile, c'è. Prevedibile, prevedibile. Eh sì. Una volta possiamo ingannarli, ma la seconda è difficile. Però ci abbiamo ancora Urma che la lancia in avanti. Calcio per Vincent, di nuovo. E li costringiamo così a un altro angolo in nostro favore. Vogliamo lo schemino, fateci lo schemino, regà, lo schemino. Anche fuori, fra. La riprovano il portiere, però questa volta ci vuole qualcuno sul primo palo a fare da sponda. Sì, perché sennò il portiere le capisce queste cose adesso. Vedi che adesso lo stanno facendo uscire quel tanto che basta. E l'Inghilterra è di nuovo in avanti, però bravo, ci arriva Vince. Ciccio Donnarumma. Si fida Vincent del suo portiere e ha ragione. Palla, un rinvio alquanto dubbioso di Donnarumma con questa palla traiettoria bassa che sbatte sulla schiena, viene ribattuta dall'avversario, però la stiamo ancora amministrando, la portiamo sulla fascia sinistra con Rudy che potrebbe scambiarla con Urma, esatto, eccolo qui il passaggio, Urma la mette in mezzo, poteva essere per Ricky ma non ci arriva, prova a recuperarla adesso Ricky, ma il suo giocatore sembra non ne abbia più, perché lo vedo un po' lentino. Siamo al 69esimo. Stiamo iniziando a scendere, per quello dico, tocca farne un altro subito, il prima possibile. Adesso lo prendiamo e sto zitto per tutta la partita. Ah no, ok. Possiamo riniziare la nostra fase d'attacco con Vincent che la scambia con Mauro. Brutto fallo. Esatto. Brutto fallo. Brutto fallo. Scusate. Facci vedere le frecce. Oddio, guarda Zaza Immobile, che quei grandissimi figli di... Zaza Immobile. Ma abbiamo tre attaccanti in Italia, tre. E se due escono con la freccia rossa, chi cazzo ci facciamo giocare? Chi? Sì, vabbè, c'è Insigne, va bene, ma non puoi metterlo come punto di riferimento, Insigne. Perché alto un metro è un succo di frutta, quindi no? Un pacchetto di Vigorsol. Un metro è una minifit, è una minifit, esatto, ancora più piccola. Oppure se vogliamo una minifit max, proprio leggermente più lunga. Esatto, cioè non gli dà così tanto slancio, però va bene, va bene. Vabbè, siamo tornati. Ci siamo, mother father. Cosa? Mamma mia che frecce, zitto Tommy, zitto, l'hai visto? Dio santo. Me l'ho detto. Intanto mi faccio una bevuta, Abbo si fa una sfavata. Faccio anche io la bevuta, c'ho la mia... Pepsi. Okay, esatto. Intanto abbiamo Urma sul pallone, sulla tre quarti. In attacco per l'Italia, vediamo se bella, fa lo schemino. Bella. Prova. Bello questo schemino, bello.
Beh, guarda, se usciva fuori gioco scleravo malissimo. Invece, guarda, li coordinati. Va bene, va bene, va bene. Bravi ragazzi. Sono contento. L'abbiamo ripresa. Stiamo zitti adesso perché è kick of glitch. Confido in Ricky. Ricky, stendilo. Ammazzalo malissimo. Stendilo. Guarda, guarda che non riusciamo a arrivare sulla palla. Kick of glitch di merda. Guarda, guarda. Oddio santo. Però c'è Gigio, c'è Gigio. Va bene, va bene. Vai Vincent, sulla fascia destra. Il giocatore sembra non sia in grado di intendere di volere. Ma stava cercando la palla. Chi me l'ha toccata? La palla? Esatto, esatto. Attenzione intanto. Vincent l'appoggia per Jock. La possono gestire. Ancora Vincent. Cerchiamo di portarci avanti con il punteggio. C'è Vincent che potrebbe amministrare. Infatti la passa dietro. Per il più forte che la mette in mezzo. Non ci arriva nessuno. La difesa dell'Inghilterra la ributta in avanti. E per adesso siamo al 75esimo. Il risultato è fermo sul 3-3. Bella partita dell'Italia comunque. Bella partita. Noi non ci siamo arresi. Non ci siamo arresi. Intanto c'è Maurito che va a prendere il pallone per toglierlo a Vincent. Bella. Com'è passato? Non si sa. Esci, angolo. Ok, ok, dai, raga. Fate sto cazzo di schemino, raga. Dice con chi lo fa? Con Bonucci. Fate mettere Bonucci sul primo palo. No. Colpo di testa. 4-3 per l'Italia. Tutti giù. Le tacche. Tutti giù. Esatto, tacche. Bravo. Abbassa, bella per Vincent. Abbassa. Adesso saranno 13 minuti più recupero di eterna sofferenza. Ma confidiamo nei ragazzi. Stendeteli quando si avvicinano lì. Bravi, buttala via. Attenzione, Vincent era fuori posizione. La recupera. Adesso per far risalire la squadra dell'Italia sulla fascia destra con Ezio. Potrebbe darla a Vincent sul filo del fuorigioco. Ancora Vincent cerca centrale. Fa la finta. Non esagerare. C'è Welbeck che rientra, gli strappa la palla e l'Inghilterra può ricostruire l'azione, ma ci arriva De Pink che potrebbe appoggiarsi dietro al portiere. Esatto. Zitto Abbo. Zitto, non dire nulla in questo momento. Vedi? In questi casi devi stare zitto. Ma suca, zitti. Ma se ce l'ho io lì, suca. Zitto. Ok, va bene, va bene, la buttiamo avanti, siamo ancora noi, non sono del tutto morti i nostri giocatori e questa cosa ci fa abbastanza piacere. Adesso c'è Maurito che può ripassarla per Rudy, facciamola salire la squadra, attenzione, è fermato e la palla non esce stranamente, è uscito. Ma è andata dritta verso la nostra porta, così sai, un caso io non credo. Bella per Mauro. Attenzione, Mauro gliela strappa, furibondo. La passa in avanti per Urman, non ci arriva però. La passa al difensore, il difensore spazza. Sono in palla, sono in palla. Siamo al fallo laterale per l'Italia. Vediamo se riusciamo a metterla bene per qualcuno di noi, per fare l'appoggio. Attenzione, la provano su Mauro, non va. C'è però Wander Ricky, bella. Che la può fare. Ancora in avanti per Vincent. Manuale. C'è Gioco fuori aria, Emanuele. No, non l'ho visto Emanuele. Gliel'ho chiesta io Emanuele. Cerca di amministrarla, ma non va. Intanto c'è Rudy che potrebbe fare un po' di pressione. Garghi Rupen non ci arriva neanche per un centimetro, però gliela prendono. Parla dietro. Occhio a questi passaggi dietro. Questa va bene, con calma. È l'87esimo. Dai ragazzi, tutti dietro. Stringete i denti, non è ancora finita. Andiamo a fargli un po' di pressing. Bravo Jock, così. Questo era fuori gioco. Abbo, no, ti stavo per buttare fuori. L'ho visto che era in fuori gioco. Se non mi fischia questo, spacco tutto, cazzo. Con calma, che mi sta venendo un infarto. Oddio! Attenzione, è passato! Ce la portiamo a casa, vai! Bella, Vince! 5-3 per l'Italia! Lo fa. Questa mi è piaciuta! Guarda che gioco di squadra, Vincent che tiene la posizione per non andare in fuori gioco. Bella l'azione, bravi ragazzi, bravi! Questa è nostra, è finita! Zitto, guarda il kick of glitch, guarda. Zitto. Oggi non dico più, sto zitto. Vai. No, arrivano sempre loro prima. Guarda, si scontrano e quello che c'ha la palla non la perde. Come fa? Però godo che eri in fuori gioco, godo. Il cielo è azzurro sopra Londra. Zitto. Non è ancora finito. Non è ancora finita, però la amministriamo sempre noi, con Vincent, che la passa a Ricky. I due si conoscono, tutti e due, nei Dragons. Attenzione, c'è Rudy però, che la mette in mezzo, in manuale, non ci arrivano per un pelo.
c'è Big Monkey qualcosa che perde palla, la perde, ho detto che la perde, ho detto la perde, dai. Esatto, dai che è finita, dai che è finita, puttala dai che è finita, fatela prendere, dai che è finita. E invece l'arbitro non fischia, ci fa continuare, c'è Maurito che la passa indietro a Rudy, adesso il filtrante alto per Vincent che cerca è di finita, appuntare, finita, non ce la fa, l'arbitro bella, guarda, bella, bella, bravi ragazzi, bravi ragazzi, nostra. Bravi ragazzi, la prima è nostra, che entusiasmo, ciao Ettore, come va? Ciao, ciao Ettore, senti Ettore, devo giocare nel mio clan, la butto lì così. Che fai? Mi recluta in live, non ho capito. Poi c'è Alfonso che mi manda un messaggio in privato. Immagini, cercati i tuoi player forti, merda. Va bene. Questa era difficile, Ettore. La stavamo perdendo, la stavamo. Che stavamo sotto. Non sbaglio, giusto? L'abbiamo recuperata e poi vinta. In un secondo tempo che di solito prendiamo palle da tutti i lati. Ma va bene. Va bene, va bene. Ettore dice, ora gioco io. Come? Non è vero, non è vero, di stronzare. Non ho informazione. Non è vero. Oh, sai, l'aiuto è sempre apprezzato. Guarda quello che dice, sì, ma prima devi fare il profino, Ettore. Certo, col sottoscritto poi. Se vinci col sottoscritto, sei dentro. No, così non ti conviene, Marco. Dagli un numero di gol, tipo ti deve fare più di 25 gol per entrare. Sì, che secondo te è facile vincere contro il sottoscritto, no? Ma così, ma come se fosse Torino quello vero. L'inglese più forte è 900 punti online. No, abbiamo visto 1300. Beh, abbiamo visto uno streamer a 1000 partite giocate e 1340 punti. Is David Fish, se non mi sbaglio, che era quello che c'aveva. Come si chiama? C'era a sinistra? Sterling. Sterling. Esatto. Non lo so, so solo che abbiamo vinto. Che come sono giallo, guarda. Perché c'è la schermata tutta. Tutta che? Non lo so, sto lanciando un'altra sim perché qui non è che siamo. No? Che cazzo. comunque. Allora, a fine primo tempo devo dire una cosa a Tommy. Sono contento che ha preso Robby Carlos. Quanti giocatori hai tolto, Tommy, da lì dentro? Perché a me me ne mancano 98 giocatori. Ce ne ho tolti 202 e Robby Carlos è ancora dentro. Confermo che c'è Ettore. The Young Gamer, sono pronto per una tripletta. Con sottoscritto. Cappacavallo. Cappacavallo. Sembra che passasse da PES a FIFA tempo fa. Sì, e non solo lui. C'è pure un altro che è tedesco, è PES Monster. PES Monster gioca ancora attualmente sia a FIFA che a PES. Confermo che c'è Torino, raga. A posto di chi non lo so. Guarda Tommy, prima di prendere Carlos ne ho tolti 201. Vabbè, allora ci sono quasi, Tommy. Grazie, mi fai ben sperare ancora. Mi fai ben sperare. Mannaggia. Fate entrare il Virgil van Dijk di PES, dice No Rules 90. Ciao No Rules. Che sarebbe? Io posso immaginare. Se si riferisce a Ettore, di solito gioca in attacco, non in difesa. No, però... secondo me è Raiz. No, solo Raiz, sempre Raiz, solo me. Il sommo, il maestro, sì. Quindi, aspetta, lei mi conferma che sta giocando Ettore? Sì. Al posto di chi? Ettore, perché non fai giocare gli altri? Ettore, scusami, a posto di chi cazzo stai giocando? Esatto. Non ti abbiamo manco informazione, da dove sei spuntato voi? No, sono campione del mondo, stasera gioco io, capito? Fai il bullo. Guarda, così impara a mandarmi queste foto. Che schifo. Sono più belle quelle che mi manda a me... Guarda un barecrister, che è dubbioso. No, Luca Apa. Ah sì, bravo. Scrivi in chat se posso far vedere la gif che mi hai appena mandato. È bellissimo. Al posto di Highlander.
scritto male, credo. Che deve fare altro. No, no, secondo me serio, vado tu, stasera gioco io. Ma che cazzo è qua? Cazzo sta combinando quello? Marco. Si scaccola. Perché? Perché, Cri? Ma non hai sonno, non devi andare a letto, Cristo. Perché si scaccola? Non lo so, mi ha mandato la GIF dove si scaccola, non lo so, non lo sta facendo. Secondo me c'è il camion tutto... a pua. Va bene, va bene. Dice, no, no, Luca Pa 1990. Sì, sì, ho visto, visto. Ok, decide l'11. Sai che mi piacerebbe vedere una difesa così? Raiz, Luca Pa. Non sarebbe male. Minchia. Al posto di Highlander, io voglio controllare. Ma c'era informazione che... Sì, 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 a sinistra doveva essere, se non mi sbaglio. In attacco. Va bene, Ettore, facci sognare. Ma sarà contento gli inglesi a vedere Ettore. Dice, look at that, this is a Torito, the final world champions game. Best. Che comunque, raga, quest'anno vi invito a guardare le finali. Cioè, sono tutti i campioni del mondo quest'anno, della PS League, tutti, porca puttana. Guarda quello, dai, invitami, va Marco. Mi sa che... Non so se si sputtana tutto. Forse no. Prova a buttarlo dentro. È detto così, però... Buttaglielo dentro! Cioè, nel senso, la conversazione, non a Christian. Sono i 20, è partito il countdown. Arriva Christian. Cri, mettiti le cuffie però, Ecco! Oddio, che schifo, mettiti le cuffie. Momento, dammi... Perché è rosso? Perché c'hai il nostro signore arrabbiato dietro. Minchia, che tracollo brutto. Perché sei tutto rosso, Christian? Ciao, Mare Christian. Mi hanno regalato la lampadina rossa. Tra l'altro, cioè, da questa prospettiva mi si vede il segno della Nike. Guarda che figo. Il segno della Nike. Quella è una criccata che ti hanno dato quando eri ragazzo perché eri discolo. Sì, esatto. Cosa? Ero? Discolo. Disco? Disco? Ehi, Siri. Cerca sul dizionario discolo. Come parla quello? Non lo dite? Impertinente, insofferente della disciplina familiare, per lo più in senso attenuato. A proposito di ragazzi e bambini, consigna fine a sbarazzino, frugolo, anche SM, FA. Era meglio se non lo chiedevo. Hai capito? Sbarazzino, perché eri sbarazzino, Cristian? Aspetta, mi imposto meglio. A proposito. Grazie, Siri. Ogni tuo desiderio è un ordine. Sarà meglio, perché sennò vabbè, ti bisco. Che cazzo è? Cioè, a ogni partita ce ne devono essere sempre tre frecce rosse. A ogni partita. Buonasera, allora, ragazzi. Tiro a indovinare, sì. Tiro a indovinare. Belotti? No. Fammi solo un cenno con la testa. Insigne? No. Zazza? No. Ci ha pensato, quindi uno è Zazza? No. No, no. No? Allora l'attacco va bene, allora faccio altri nomi. Chiellini? No, sostanzialmente la formazione di prima. E allora va bene, dai. Però stavolta ci avremmo pure i cambi. Però quando hanno aperto la formazione c'erano proprio tre frecce rosse così. Dalla difesa al centrocampo. Guarda Christian illuminato dal nostro signore TV. È arrivata la lampadina di Amazon. Mamma mia, che figata. Ma è LGB? Sì. Leva lo sto rosso di merda che c'è già il cappello rosso. Devi da qualche parte c'ho il telecomando. Devi fare contrasto, tanto non mi sento. Glielo spiega qualche... che deve fare il contrasto. Da qualche parte c'ho il telecomando. Aspetta che l'ha preso.
Così intratteniamo il pubblico nell'intrametto. Allora, ci abbiamo. Blu, blu, fai blu o viola? Fai viola. Il verde. No, fai viola, fai viola. Viola è questo, forse. No. Punchia che viola di merda. Lascia, lascia quello. Quale, questo? Sì, viola, viola. Così fa... Ce l'ho anche arancio come contro. Pure... Giallo. No, pure blu. No, non posso buttare fuori, Marco. Non posso buttare fuori. Ormai. Ce l'ho anche arancio come il conto. Dio santo. Guarda, dopo questa cazzata anche Daisy si sta mettendo a dormire. Mannaggia, oh, mannaggia. Guarda, spremuta di puffo. Ah no. Uno scegli. Guarda, questo o questo? Questo. Questo. Poi lo possiamo mettere anche più piano, tipo così. Tipo soffuso. Soffuso, cazzo, detto il romanesco. Soffuso. Bella, bella Tutankhamon, bella. Complimenti. Ciao, alla partita. Bello. Bella prestazione. L'hai fatto sognare, cazzo. Cioè, tutti ce l'avete fatto sognare. Bella prestazione da parte di tutti. Se sei su Discord, ragazzi, fagli complimenti da parte nostra. Intanto stiamo per iniziare. E poi mandali a fanculo, che porta bene. Certo. Tezio, quindi Mario Cristian mi sta dicendo che la commenta lei o la commento io? No, sei andato bene, dai, diamo a Cesare quelle che di Morandi. Tanto credo che mi darai il cambio fino al primo tempo, perché, no, sai, l'ora si è fatta. Attenzione, intanto sto perdendo 1-0 contro il Liverpool, anche io, vabbè, non vi interessa. Okay, siamo blu come gli azzurri, dai. Bravo. Esatto. E lo potrei fare anche... No. Io posso metterla gialla. A questo punto vogliamo ricordare velocemente la seconda formazione? No, perché è entrato Ettore e non la ricorderò. Beh, solo lui. Un cambio, come sei fatto? Dammi tempo di. Allora, abbiamo a partire da sinistra, la difesa è così schierata con Carlitos, Pink, Ezio più forte, Sampei. Al centrocampo come mediano abbiamo Brian Plank, York, non so parlare, mamma mia. York the Dog come CC e Teclas come trequartista. Il posto di Highlander come ESA o seconda punta sulla sinistra è entrato il nostro Ettore Torito, Suprema e Torito World Championship di PES. Lo ricordiamo nel caso qualcuno non lo sapesse. Ancora in carica. Esatto. Abbiamo Maurito come capitano e come prima punta e abbiamo Vincent come seconda punta sulla destra. La prima formazione devo dire che è andata abbastanza bene. Facevano abbastanza bene la prima partita. Abbiamo vinto 5-3. Dimmi tu se poco abbastanza. Abbastanza, per me è abbastanza. Ho visto delle cose che non sto dovevano succedere. Sto vedendo una cosa che... No. Ah, boh. Chi c'era in difesa? Porca di quella. Perché? Carlitos, Pink e Ziu più forte. Il secondo che hai detto qual era? Pink. Minchia, ti butto fuori. Non lo sopporto. Dio santo, ti butto fuori. Non ho capito. Ma tu non hai sonno, non devi andare a lavoro domani. Sì. Che un botto. Intanto vedo che è arrivato. Non lo leggo in blu, lo vedo anche minuscolo, devo aprire la mia di chat, vabbè. Palermo 883. Palermo 883. Intanto Tutankhamon dice grande partita, sì. Che Palermo 883 è? Francesco Bruno può essere? Bravo. Mi ricordavo. E comunque c'era simile il nick anche su PlayStation, se non sbaglio. Sì. Tutankhamon dice avevamo condizioni buone. Sì, ma non in attacco però, perché in attacco non avevamo i cambi. Ho visto Zaza Immobile, Freccia Rossa, che sfiga di merda. Però, non si sa perché, ma hanno tenuto fino alla fine come resistenza i giocatori. Quindi va bene. Speriamo di poterlo rivedere di nuovo su questa partita. Sarebbe bello fare l'unplan 2 su 2. Mi devo far regalare il green screen, quello di Elgato, quello che si alza. Perché insomma non è proprio una bella visione. Plim, 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 plim.
Io invece vedo luci accese, quindi... Ah, guarda, Abbo c'ha il green screen fasullo, diciamo. Oh, fasullo, cioè, mi è costato 10 euro. Io c'ho la lampadina dei cinesi, tu sei il decimo, cioè, non sei il migliore qui dentro, cioè, io te lo dico. Cioè, esatto, non so chi è andata peggio, vedo un po' lei. Andando a letto, papi. E vai! È morto. Sei arrivato al punto giusto, Cristian. Chi ha... Cri, devi fare il commento rispetto. Vabbè, vabbè, se proprio devo. Prendo anche la luce, ciao. Vabbè, l'ha fatto apposta. Che ha abbandonato la partita. Detto, ora sale il proprio Diablo, quindi... Che giochiamo a fare? Mannaggia, cioè, secondo me 10 secondi e poi... deve cambiare. No, dice, facciamo commentare a Cristian, che è meglio. Che è meglio! Ah, boh, ma bello è che adesso parlerò con Stai parlando con l'altro. ma poi perché è uscito la cuffia del Cagliari, scusa? Raga, qualcuno conosce Nick Weave Got Bibigno? Chi? Weave, c'è cioè Weave, W-E-V-E, trattino. Che vuol dire noi abbiamo? Ok. E spostate il microfono, comunque, io te lo dico. Vai, dicevi Marco. We've got Bibigno. No, dicevi. Lo chiedo perché in chat come si chiama quello che ha vinto l'anno scorso la Champions PES League? Champions PES League. È Torino. Fai mi domande che poi dice perché. Effettivamente siete preparati a merda proprio, vabbè, due secondi fa l'avevamo detto. Che ha vinto detto. A PES, dici Ettore, già hai detto tutto, certo. Sempre lui, voglio certo. Dire. Che aveva scritto in chat, Bibi col cuoricino, quindi mi sa che sono intimi. Magari Ettore confermerà. Ma si quasi gli dice... Da quasi... Filippi o stiamo giocando a PES? Ma si quasi gli dice stupido Bibi. Comunque vi posso dire che erano meglio le frecce prima, eh. Ah, ma hai sputato il microfono, ti darei un, non lo so, un pugno nel Cagliari, cavolo, te lo darei proprio. Ma è vero che ho sputato, sto parlando a voce bassa. Sembra che stai parlando, non lo so, col naso. No, ma ti sentiamo, dai. Sì, lo sentiamo, però sembra ero Ramazzotti e dei Bibelli, cavolo. Fuoco nel fuoco. Tipo. Moriva papà, fuoco nel fuoco. Pirate e pirati ci sono, nel fuoco nel fuoco. Mamma mia, che feccia di merda. Vabbè, una strage, una strage. Basta uscire di nuovo. Cioè, non è che... Io me la ritenterei a sto punto. Mica andavano bene. Mannaggia il che. Attenzione, signori, dalla sinistra verso destra vedremo l'Italia con divisa ovviamente azzurra. Mentre da destra verso sinistra vedremo l'Inghilterra con la divisa bianca. Rossa. Nera? Rossa? Esatto. Che fai, tifi? Ho capito. English? E poi sono i miei colori preferiti, rosso e blu. Che sai, c'era il film Johnny English e noi abbiamo Christian English. Rosso azzurro, guarda, c'è Catania. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, manca poco. Ma dammi, porco. Mi fa incazzare. Incazzolunire, si dice. Così. E così più o meno. Ma ci fosse mai una volta che la azzeccassi. Più o meno. Misure standard. Hai fatto una nuova scena così perdi tempo. Devo. Mai lo farò nella prossima. No, prossima partita, nel prossimo. Prossimamente. Nel diciamo prossimo così. Futuro. Quella l'idea da sola. Salve a tutti ragazzi, sono Heimdall, benvenuti nella seconda partita di National Team, di sì. Esatto. Sì. E è cominciata con l'Italia, già che si mette con Teclas lì, Vamos Vincent sulla destra, in rincorso da due, subito, ancora per Teclas, che adesso ne ha quattro, ma Vincent gli dà supporto, dribbling secco,
Entra di sinistro per passarla, ma viene. Comunque, Cristian, National Team è l'agente di PES. Questa è la Nations League. Ah, vabbè, comunque sempre National Team, no? Abbo, non ridere. Voglio dire, ma poi Abbo mi ha detto, sì, è vero. Ho visto tutto. Comunque, attenzione, Tasquitos è andata così, è già il primo, ci abbandona. Dove giocava Gallitos? Mi sa era terzino, può essere. Esatto. Porca puttana. Sì. E comunque, già c'è stata una dura botta dell'Italia, che perde un giocatore. Adesso la palla viene accomodata leggermente fuori. Attenzione, devono cambiare qualcosina, perché ora si trovano scoperti, giustamente devono fare anche le veci di Carlitos sulla fascia sinistra, diciamo, terzino sinistro, metà fascia è andata. E ce l'avrà Vincent. E ce l'avrà Vincent, che comunque gioca la seconda partita anche oggi. Bella, bello! Può tirare un 1-0. Che culo, però. Stai zitto tu, che culo. No, l'aveva preso il portiere. L'aveva preso il portiere a culo, voglio dire. Guarda il piff. No, non posso. Devo fare il commento tecnico. Vediamo il gol, vediamo. Qui era botta sicura. Il portiere l'ha presa con l'ascella. Mamma mia, pazzesco. Ah, perché? Primo tiro che ha fatto l'Italia nella scorsa partita? Lascia stare. Pazzesco. Comunque, 1-0. E ad Abbo va bene. Guarda. Mi pareva. No, non ci sono le tacche, però lascia intendere. Rallentamenti. Sì. Adesso l'Inghilterra con kickoff glitch, vediamo se lo saprà sfruttare. Speriamo di no. Esatto. Azione qui buona adesso. Eccolo, l'ha visto. Dai. Fuori. Quello è rigore, però. Cioè, fallo qualcosa. Fallo c'è. Il fallo c'era, non so se era rigore, ma il fallo c'era. Arriva Ettore, quella palla era a metà strada fra Maurito ed Ettore, quindi al solito PES premia la squadra che difende. Attenzione, ancora Vamos Vincent qua fa il recupero del terzino sinistro, adesso lo accomoda fuori, ma subito pronto a battere. Si gira, ritrova il pallone, così quasi a sorpresa, ma nel secondo tempo lo perde in secondo tempo. Lancio lungo adesso per il primo Vettorito che deve rincorrere questa palla. E niente, c'ho visite. Avanti! Mica, un po' di grasso, olio, qualcosa alla porta, no? No, ci piace così perché... Oh, attenzione! 2-0. Non ci sto credendo. Con un uomo in meno, squalificato. Il secondo gol, così, mamma mia. Assist di Ettore. 2-0. Bella. Adesso l'Inghilterra deve rincorrere questo 2-0. Vediamo cosa succederà adesso. La palla adesso ce l'ha ancora l'Inghilterra. Viene spazzato ottimamente dalla difesa, sempre a cercare qualcuno lì davanti. Buono l'appoggio adesso. Palla lunga, un po' buttata qui. Doveva gestirla meglio. Qui. Dog. Attenzione. Ancora rimpalli. Palla in aria. Tutto di prima. È sempre persa, tra l'altro. Adesso buono qui. Insomma, buono. Un fallo. Quasi così, fortunoso. Gli ha messo la zampa. Sempre Uesa la battuta. Uesa FC. Attenzione. Sarà il colpo di testa, spazzato fuori. Attenzione, Vincent era pronto. Lì. E adesso Vamos Vincent deve ricoprire ben 3 giocatori, quindi un colpo di testa e quindi niente, di fatto l'Italia può respirare. Ma buono questo primo tempo. Ottimo, direi. Assolutamente, l'Inghilterra doveva essere più avvantaggiata, invece l'Italia in questo momento sembra spingere di più, trovare qualche occasione in più. Vediamo qui, Vamos Vincent, sempre con la fascia sinistra che se la sta cavando ottimamente. Adesso Supermetto Rito va al pressing, però un giocatore non gli risponde ai comandi e se ne va. Bella finta qui. Butte davanti. Qui. Buona Vincent. Qui.
Ci sta, oggi è la giornata del Qui Nazionale. Ancora Teclas adesso sulla fascia destra. Vediamo se la appoggerà per un compagno. Fa due triplice. Si gira. È buona. Pensavo un attimo era fuori gioco. Attenzione. Brian Plank. Si appoggia per Teclas. Non arriva il pallone. Attenzione adesso. Per partire il contropiede. Nel frattempo la difesa ha ripreso le posizioni. Come giusto che sia. È il suo primo Torito che può prendere quella palla. Carlitos, ma di cosa ti scusi? Mica è colpa tua se ti sei disconnesso. Tra l'altro non ho capito se ti è caduto, sei caduto dal server o proprio ti ha fatto ritornare in stanza, non lo so. Occhio qua. Non c'è lungo. Attenzione, qui è qui. Un po' rischioso. Mica ti devo mettere il contatore del quiet. Vamos Vincent. Non trova il corridoio per il compagno, quindi si appoggiano di nuovo dietro con dei ping. Addirittura si arriva al portiere adesso. Con Vamos Vincent che rilancia su. Su? Qui. Morito. Qui. mi mancava. Bella, Brian. Però Vamos Vincent che deve rincorrere. Fiancato da Ezio. Ezio Auditore da Firenze? No, non è lui. Lo so, immagino. Calidos, immagino. Peccato, vabbè, dai. Anche perché le convocazioni, insomma, non è che sono sempre fisse, ogni settimana si gioca. Ezio. Qui. No, non è qui, è lì. Buono Sampei. Vincent. Appoggerà per Teclas. Deve portare palla. È Torito. Non sa manco lui come è riuscito a passarla. Che stava dietro. York the Dog. Poi York the Dog è chiaramente. Dovrebbe essere dall'altra squadra. York the Dog. Però. Con quel nick di cui è poi italianissimo, si sa. Cioè. Va bene, strappata. Non ho capito questa. Grazie. No, perché il nick York the Dog, York è una città di dell'Inghilterra, diciamo, no? The Dog, però fa parte dell'Italia, cioè sta giocando con l'Italia, York the Dog, per questo avevo detto questa cosa qui. Qualcuno che mi fa il follow, così vediamo qualcosa di diverso, no? York the Dog, ma ecco, York the Dog, 1998 tra l'altro, giovanissimo, giovanissimo. Ancora Brian Plank adesso, York the Dog. Ti piace sto nick? Hai imparato sto nick? York the Dog. Non prende la palla, York the Dog. Oh. È come dire York the Dog, è come dire Bulldog inglese, praticamente. Aia. Posizione da una posizione abbastanza interessante per Big Zombie Monkey. Ha indovinato anche il palo. Mi aspettava che si muoveva il portiere. Meglio però che non ha indovinato la porta, però. Esatto. Meno male che non ha inquadrato la porticina. Ancora l'Inghilterra in attacco. Bella per Vince. L'uscita di Vincent che si appoggia sul supremo Torito. Ancora lui è Torito contro due, però hanno la meglio in questo caso. Già. Ancora a lottare lì, a sporcare palloni di nuovo. È veramente assatanato stasera. The Pink. Mamma mia che scambio lì in difesa. È stato buono qui. Qui. Teclas. Ancio lungo per Suprema, in manuale. Ho visto un caricamento in manuale, strano, perché non è che che gioca tantissimo in manuale per quello che ho visto. È passato. Eccolo. Vediamo se la metterà in mezzo. Secondo me no. Invece temporeggia e poi la dà. Però pazzesco, un altro tiro. Niente, 2-0, 2-0. Per adesso 41esimo, quasi 42 ormai. Quindi siamo agli sgoccioli del primo tempo. Ottima partita dell'Italia. Osman adesso. Temporeggia. Un altro dribbling, si appoggia con un bel passaggio su Big.
Sono quelli dei York the Dog, io ve l'ho detto, York the Dog. Tu Nick, preferito stasera? Però sta giocando bene, devo essere sincero. Ma ci mancherebbe. York the Dog. Attenzione. Si appoggia adesso sul giocatore inglese. Che eccolo qua, Bibigno. Sull'altro inglese, sulla sinistra. La mette in mezzo. Buona la copertura di The Pink, credo, sì. Adesso Inghilterra va indietro. Sai che finisce qui l'azione? No, attenzione, la perdono ancora con Teclas. Vamos Vincent, vediamo se l'appoggia per... ha fatto un movimento strano. York the Dog. Boh! Mette questo passaggio filtrante alto che purtroppo stavolta è finita. Arriva... non arriva nella testa o nei piedi del giocatore, ma nelle braccia del portiere. E viene spazzata. Buona. Comunque, doppietta di Belotti, che in questo momento non mi sfugge chi è Belotti, ma credo Mauro che sia... dovrebbe essere. Chi? Mauro dovrebbe essere. Ah, Mauro. Quindi Mauro, una bella doppietta si è fatta. A sinistra dovrebbero essere, a sinistra Ettore, al centro Mauro e a destra Vince. Sì, vero. Confermo, quoto. Quindi, bell'attacco, ragazzi. Una bella doppietta lì per Mauro, comunque accompagnato dai passaggi della squadra, solito. E quindi 2-0 al primo tempo, una partita diversa rispetto alla prima. Magari nella prima c'è stato più botte risposta delle squadre, no? Mentre il primo tempo è stato un po' a senso unico per l'Italia, che comunque a noi ci fa ben sperare per il secondo tempo e per l'andazzo della partita. E non è una brutta parola quello che ho detto, andazzo. Abbo, cosa ne pensi? Commento caldo, Abbo. Non posso. Mamma mia. Mi hanno levato la voce come la sirenetta. Questo è per pochi, io lo dico. Cristo guardava e adora la sirenetta. Il consolero con la freeway. Ragazzi, chi di voi sta guardando l'ultima stagione di Game of Thrones? Io non ho visto neanche la prima, devo essere sincero. Via. Cristian, cazzo, affogati. Ma scusa, il tè caldo dove andate a finire, scusate, ma non ho capito. Poi io mi sono invidiato da Abbo che sta bevendo quella specie di sottomarca Coca-Cola, tipo. Mamma mia, brulica negli stomaci. Attenzione, però l'Inghilterra, bravo. Opportunamente per Maurito Chivo, che è alla ricerca della tripletta, io ve lo dico, Maurito Chivo. Questo, come si chiama questo qua? Che è il capitano, dovrebbe essere, perché fa sia il portiere che... come si chiama? Noi Pirate. Ha sradicato proprio. Chiesa. Dopo di questo ci faranno il funerale, comunque. È Vince. Ah, Vince. Cristian. Sta battendo, che cazzo devo dire? Attenzione qui, colpo di testa dell'Italia che adesso c'è Vamos Vincent, che qui fa il dribbling, esatto, un altro dribbling, Brian Plank che adesso si appoggia sulla difesa, apertura per Vincent che viene opportunamente fermato dal difensore, ancora Vincent, bella, buona qui adesso, la può mettere in mezzo, c'è Super Mettorito ma non ci arriverà mai perché c'è Weza, bella, che l'ha coperto, però qui. Comunque, temporeggia. Qui. Ora, in ogni frase ci sarà qui, io ve lo dico. No, c'è bisogno, ma quello lo dici, se la sera capito, cioè non è che ti devi sforzare più di tanto. No. Peccato, l'ha rubata, poteva fare un bel gol qui. Eravamo Vincent. Lo troviamo ovunque, comunque, con York the Dog per Supreme Torito che può crossarla di prima. Oh! Però peccato che non è arrivata a destinazione, cioè nella porta, dentro la porta degli inglesi, che sono veramente in serie difficoltà in questo momento, stanno giocando davvero di prima veloci gli italiani, quindi qui è buona la partita. No One Pirate, comunque questo No One Pirate dovrebbe essere il capitano, credo, non fa il portiere, sì, ma... sì.
It's David's. David's Fish. No, dovrebbe essere Abbo, aiutami, non è un pirata, non sono un... Just... No one. C'è scritto no uno. Dov'è? No one. No, one pirate. No one pirate. E quindi che cazzo è? Quindi vamos Vincent. Nessun pirata. Ora vamos Vincent. Cerca qualcuno, un appoggio? Maurito Chiu è stato pressato, è straticato il pallone, adesso può ripartire in Inghilterra sulla faccia sinistra, ma Sampei la perde? Dai che gli rimane lì. Dai, guarda lì. Sampei, ancora lui. Pescatore, vabbè, grande orecchia sventola. La mette in faro laterale, no? Sta giocando con, la... con l'infradito. Salutiamo il nonno Ipei che ci segue sempre. Non chiedergli di farti vedere la canna da pesca, io te lo dico. Esatto. Salutiamo il nonno Ipei e Pioshi, che comunque ci segue sempre. Teclas adesso, non degeneriamo per favore, sopra mezzo rito. Purtroppo non arriva il passaggio, quindi l'Inghilterra può ripartire. Attenzione, io trovo uno spazio per Aliub. Aliub. Stai facendo una fatica in mare così. Mamma mia, ma perché ci metti questi? Io già mi ero predisposto per il campionato 10 contro 10 ai PC, che a me li ricordavo tutti. Mi arrivano questi, ma chi sono? Non ho capito, ma perché? Nel frattempo cambi tattici. Spacchi ci butto chi? Esatto. Spacchi chi? Un saluto a tutta l'Inghilterra. Mamma mia, che del pane. E qui è finita la streaming serie. Chi è? Esatto. Quello è il sonno. Chiamano così. Cavala. Pensare che comunque è da stamattina dalle che ore erano le 6:30 e sono dai fuggati e faccio così. E ti giuro che mentre mangiavo vivo così. Minchia, mi sentivo sballottolato. Mamma mia, l'aceto. Aceto di vino. Occhio. Comunque, occhio. Lo sapevo. No, ma che caspio è? Ma dai, però il portiere, cioè Vincent aveva fatto una buona uscita, non so, mi sembrava che stavamo Maggioglio ai tempi di Grande Fratello, non so, cosa del genere. Esatto, guarda. Cioè, non capisco. Comunque l'Inghilterra accorcia le distanze, sperando che adesso l'Italia gli farà subito il gol così zitti, no? Ciao Giuseppe, che tu ci credo, no? Il Supremo, Dio! Sì, te l'ho detto, io lo facevo zitti, subito. Sì. Esatto, Supremo Torino gli mette la firma su questa partita. Stavo dicendo a Giuseppe che tu ci credo, no? Abbiamo vinto la prima, quindi tendiamoci. E nella seconda sta giocando pure Torino e la stiamo vincendo, come puoi vedere, 3-1. Tanto è arrivato il gol dell'Inghilterra, cioè in una maniera molto fortunosa. A tempo mi è salito un pepe, io te lo dico. Cioè, io te lo dico. Per il resto del mondo il pepe è peperone, raga. Il peperone, i pepi in italiano. I piedi. Sì, 4-0, Giuseppe. Ha ribaltato tutto. Mamma mia, pazzesco. Comunque, Supremo Torino adesso si appoggia su Brian Plank, cerca qualcuno lì, ma viene stoppato dal difensore. Di nuovo il difensore, sull'altro difensore che la passa all'attaccante. Questa è bella, bellissima. Questo Giuseppe l'apprezzerà tantissimo, questo commento, te lo dico. Buono adesso per famoso Vincent, verrà uno dribbling esatto. Supremo Torino, no, che purtroppo è in fuori gioco, ma di pochissimo. Ragazzi, ma Maurito che giocatore, mamma mia, un mostro veramente, oggi sta sparando un bel battitore. Io l'ho battuto ieri 4-0. Sì, ma magari sono in vedere di stronzata stasera, magari. The Pink recupera questo pallone velenoso, lo appoggia. Oh, ma comunque, cioè, l'Italia i contropiedi sta andando benissimo stasera. Vediamo se il Supremo Torino la mette. Guarda, oddio. Ma dai,
non è passato quel pallone, ma è possibile? E vabbè. Cioè, ho visto il portiere, come sembrava Gesù Cristo, ma è solo no, ma poi Ettore aveva, cioè, aveva aspettato il tempo giusto per passare, cioè per fare quel passaggio filtrante alto, e, boh, non è andato a buon fine, stranamente comunque, no? Sampei, su Vincent. Cire il mondo con i marinai. Buona chiusura qui. Ma ancora in attacco, Italia, con questo fallo laterale. Prende, Sampei prende qualche centimetro dal fallo laterale, la butta poi nei piedi degli inglesi. Probabilmente starà bestemmiando in aramaico antico, probabilmente. Attenzione adesso. No, è giusto. Cartellino rosso, sì, tutto proprio. Tutto quello che doveva andare a male è andato male. Esatto. Però non lo so se gli conveniva fare questa cosa qui. Infatti perché... sono sarcastico, Cristian. Esatto. Non gli conveniva farlo. Magari prendevano il gol. Perché ora magari lo prendono uguale. Quindi. Forse sì. Perché se cambia e mette il mediano... o il terzino sinistro al posto di quello che è uscito, sì. Potrebbe controllare. Sì. Oh, non saprei. Comunque, fatto sta che c'è un rigore per l'Inghilterra, quindi pericoloso, qui, adesso. Vediamo cosa succede su questo calcio di rigore. Magari, chi c'è in porta? Donnarumma? Secondo me... fai cucchiai. Secondo me, la piazza a destra del portiere. Non so chi tiri. Secondo me se tira uno di quelli che fa lo streamer su Twitch si sente lo click. La paro io, fra. Possono cazzeggiare. Magari prende un palo. Secondo me la mette stretta in basso a destra del portiere. Con Harry Kane. Oppure... applauso, vamos. Ti manca solo l'applauso. Bravo. Attenzione, vediamo se è vero. Esatto. Impeccabile qui la conclusione. Sì. Però direi, qui aveva preso palla comunque. Insomma, un po' tutto aveva preso qui. Anche l'erba. Dai ragazzi, siamo a 76esimo. Qui tocca a mantenere. Ricordiamo che comunque siamo meno un giocatore, che Carlitos ci ha abbandonato praticamente... neanche era cominciata la partita. E calla 3-3. E beh, adesso hanno preso coraggio qui in Inghilterra. Passata una palla, poi che non doveva passare sostanzialmente. Sì. È pericolosa sta cosa, mi sa di script. Occhio ragazzi. Lo devono fare subito di kick off glitch. Vediamo. Vedi come passa ora. Buono, quella chiusura sì, però dai, è una questa palla, ok. Cioè, da dire che sono saltati i meccanismi con quella, occhio. Però adesso è un po' difficile, perché comunque siamo all'ottantesimo. I giocatori comunque ce ne hanno spesi. Calcola che c'è un giocatore in meno, quindi fare gol... No, cazzo. Non è facilissimo. Quindi mi sa che si devono accontentare di sto pareggio. No. Io non mi accontenterei, sinceramente. Lo so, però... non meglio l'Inghilterra, assolutamente. Sì, un po' l'hanno buttata via all'ultimo, Marco. Vediamo Ettore. Appoggio. Angolo. Un po' di testa, dai. Vediamo con quest'angolo. Ci vuole un... dillo, un Abbo, dillo, Abbo. La difesa è tutta schierata. Grazie, esatto. Abbo. Vediamo chi la darà sta palla. La batte già. Colpo di testa, vediamo Vamos Vincent se ci prova. No, invece si appoggia per Vamos Vincent. Attenzione, è uscito. Ma che merda, no. Gioco di merda. Mamma mia, come è sfuggita quella gioco palla. Gioco di merda. Cazzo, niente. Quindi 83esimo, vediamo ancora. Aia. Ce l'abbiamo. Aia. È fuori gioco. Meno male che sono delle pippe. Perché come cazzo fai a passarla lì? Scusatemi. Doveva andare dritto, doveva attaccarsi. Quello non giocherà più nell'Inghilterra, sappiatelo. È buona. Il tiro! Mamma mia, il manuale. Peccato. Dai, raga, mettetevi bene, che lo potete fare uno schemino qui. Schema.
Schema. Questo è il gol. Schema. York the Dog, attenzione, tutti fermi. È una rovesciata. Siamo non scoperti, era, siamo odosi, siamo scoperti. Che cazzo ha fatto? L'ha buttato fuori. Che idiota! C'era mezza squadra dell'Inghilterra, erano tutti su. Dio santo, vedono... No, se non possiamo perdere contro questi. Osman Odris. Idris. Osman Vincent cerca di inserirsi. No. Oddio santo. 87esimo. La squadra è stanca, già le spese e le energie. Troppo stretto. Vediamo... Sanpei. Devono venire fuori con i denti qui in Italia. Peccato, peccato, perché aveva disputato una bellissima partita rovinata in meno di, non lo so, tipo vai, 5 secondi. Vai, riappoggia, bravissimo. Ancora per Supreme Torito. Vai, che uno è andato da solo. Dai, ci siamo. Passare indietro. E lì. Sì! La mette dentro, bravo Ettore. Al trequartista che non se lo aspetta. Perfetto. Non se l'aspettava. Vedi? Mamma mia. Dico sempre io, Abbo. Vedi che se ti appoggia il trequartista quando tutta la squadra sale in contropiede. Buona qui. 90esimo, 4 minuti. Tutti giù, bravo Vince. Ha sceso le tacche tutte stavolta. Fatto bene qui a fare fallo al centrocampo. Dai ragazzi. Ok, filtrante alto. Dai, colpo di testa, il più basso la prende. Dai. Che tiro. Vai. No. Sì, l'ha buttata. Non vuole rischiare qui un rimpallo o qualcosa. Bella. Bella. Tentala. Mamma, la porta fino in fondo, lui non le fa ste cose. Ora gliela dà. Ah, chiusura. Peccato, era messo bene il difensore, ha chiuso benissimo qui. Aia raga. Colpo di testa, dai, resistete. La butta in avanti. Vince. È finita. Dai, non... Sì, oddio, invece no. Se la porta a casa, pure il gol. Sì. Mamma mia. Fanculo. Tripletta di Mauro e gol finale di Ettore. Ci sta, se lo merita. Bravi ragazzi. Bravissimi. 5-3, che tra l'altro è finita così. Doppietta di Ettore e tripletta di Mauro. Doppietta di Ettore. Sono 5 gol. 2 gol abbiamo fatto. Giusto. Per non parlare degli assist di Ettore. Se non sbaglio ha fatto 2 gol. Tanta roba. Esatto, bravo per community. Devono essere contentissimi. Ma lo siamo tutti arrivato a sto punto, ragazzi. Cioè, veramente, qua c'è da festeggiare. Stasera si sboccia. Esatto. E infatti mi sono andato a letto, pensa tu. Stasera si sboccia. Sì. No, è col cellulare. Mi fa male la pancia. Stasera non si sboccia, si dorme. Mannaggia. Zangamo dice bravissimi ragazzi, grazie. Mi è dispiaciuto per Carlitos che non ha potuto disputare la partita perché è cascata praticamente la connessione, non è riuscito a giocare. È caduto instant proprio quando appena iniziata la partita. Sì, praticamente sì, rivediamoci tutti i gol perché ci sta, raga. Ci sta. Inoltre signori, sono le 0-0, 2 punti e 10, e praticamente siamo al termine di questa splendida serata, di questa splendida live streaming su Twitch. Finalmente abbiamo visto la nostra nazionale vincere due partite consecutivamente. Quando si dice basta avere, no, le mani per poter giocare, l'abbiamo dimostrato. No, esatto. Che non l'abbiamo dimostrato le altre volte, però insomma siamo stati anche parecchio sfortunati. E stasera stava riaccadendo la stessa identica cosa, specialmente nella seconda partita. È da dire, Marco, che comunque ora più giocano insieme e più si conoscono, no? Magari dalle prime partite, visto che quel gioco era più fluido, se la passavano. C'è stato il gol che gli ha fatto fare Maurito a Vincent, che non ha tirato ma gliel'ha passata perché già sapeva che era sulla destra.
insomma, i meccanismi che vengono giocando, no? Come si suol dire. Ma a Detro gli abbiamo visto fare questo genere di assist più e più volte, cioè, vabbè. Mamma mia, ragazzi. Cioè, quando c'è lui in campo ti devi aspettare sempre la palla al piede, sempre, sempre che ti arrivi. Tanta roba stasera, veramente. Signori, vi ricordo che sotto trovate praticamente i link diretti, diretti per i nostri canali YouTube, per Italian Bar. Mi devo, Abbo, mi devi ricordare che devo mettere pure quello dei ragazzi di PES New Era, del gruppo. Stavolta ci abbiamo pure il loghetto, tu non ce l'hai, zitta, cioè ti fa male la pancia, Toro. E c'abbiamo anche quello di Ivan Dam, ok, su Twitch. Se volete seguirci, abbiamo anche Instagram, insomma abbiamo di tutto. Esatto. Per adesso vi ricordo che niente, raga, non abbiamo partite in programma, anche se il 15 me lo ricorderà sicuramente Maurito, iniziamo con la coppa di IPC e stavolta parteciperà anche il clan di PES Italian Bar. Guarda che è arrivato pure Mauro, bravi Mauro, fai i complimenti, Mauro, da parte nostra a tutto, ai ragazzi, a tutto il clan, a tutta la nazionale. Mi raccomando, il pallone portatelo a casa, eh? Io te lo dico, ho fatto una bella tripletta, ci sta. Minchia, ci sta tutto. E niente, per il resto ragazzi vi do la buonanotte a tutti, ci vediamo alla prossima partita, alla prossima Nations League, non so chi sarà il prossimo nostro avversario, la nostra... nazionale, secondo me sta iniziando a funzionare, raga. E gli inglesi, insomma, è certo. Mauro, se però devi girare un po', no, funziona. E con questa splendida immagine, ragazzi, noi chiudiamo ufficialmente la streaming e ci vediamo alla prossima. E ciao. Ricordatevi, good save the queen, sempre, sempre. Ma perché good? God, va bene? God, già, sì, ok. Mamma mia, questi italiani. Oppure, però, se proprio la vogliamo dire English, sarebbe God Save the Queen. God Save the Queen. Che non è proprio... No, quella è God Steve McQueen, però vabbè. La butto fuori, Abbo? Sì, ma tanto è finita la streaming. Ma sbuffo così, guarda. Rimuovi dalle chiamate, ciao. Buonanotte, ragazzi.